gara tra Nocerina e Città di Fasano. Gara che si gioca, come ben sapete tutti ormai, a porte chiuse per decisione della prefettura di Salerno su indicazione del CASMAS. Evidentemente i fatti di Nardò hanno penalizzato sia la Nocerina che proprio il Nardò. Entrambe le squadre non potranno avere i propri tifosi allo stadio. In questo caso addirittura il San Francesco è stato chiuso al pubblico. Prima di entrare nel vivo, se Francesco Belsito dalla regia mi dà l'ok, direi di mandare il nostro primo spot pubblicitario. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica. Riprendo la linea dallo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Chi vi parla è Francesco Belsito, che vi dà il benvenuto sulle web frequenze di nocerinachannel.it. Prima di andare a leggere quelle che sono le formazioni, vi invito a lasciare un bel like alla nostra pagina YouTube, di iscrivervi alla nostra pagina su Facebook, cercate forzanocerina.it e iscrivetevi. Sono gesti che a voi costano davvero niente, ma per noi sono importanti. Seguiteci anche su Twitter e sul nostro canale ufficiale Telegram. Stadio desolatamente vuoto quest'oggi, il San Francesco, per i disordini che sono avvenuti durante la partita di Nardò tra le tifoserie del Nardò e della Nocerina. Questo pomeriggio è stata determinata la gara a porte chiuse, molto probabilmente si andrà anche
verso il divieto di trasferta per i tifosi rossoneri nella prossima gara di Santa Maria Capua Vetere. Ma veniamo ad oggi, una Nocerina orfana della propria società scende in campo comunque per onorare questo campionato. Speriamo che lo faccia al meglio, speriamo che lo faccia nel migliore dei modi, perché indipendentemente dalla crisi c'è bisogno di fare punti. La Nocerina ha bisogno di tirarsi fuori dalle acque complicate della classifica nella quale è caduta, e cercheranno di farlo per i rossoneri Stagos, Romeo De Marino, Ambro, Talamocchetti, Mancino, Bandera, Garofalo, Schiavella e Baldè. A disposizione di mister Nunzio Zavettieri ci sono Caliendo, Menichino, Basanisi, Scaringella, Valentini, Gaudino, Sirico, Dorato e Amarante. Risponde il Fasano, numero 1 Ceca, numero 2 Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Aprile, Paolo da Silva, Battista, Diaz, Di Federico, Corvino e Calabria. A disposizione di mister Ivan Tisci ci sono Menegatti, Manfredi, Convertino, 40, Taddeo, Maldonado, Savoia, Gomez e Acosta. Arbitra la gara il signor Riccardo Leotta della sezione di Acireale, assistenti Fabio Dettore della sezione di Lanciano e Gianni De Gregorio della sezione di Isernia. Quasi tutto è pronto qui al San Francesco, come vedete dalle nostre immagini che vi giungono in diretta dallo stadio Nocerino. Le due squadre hanno abbandonato il prato verde del terreno di gioco per andarsi a preparare prima della gara. Nocerina e oggi scenderà in campo con l'ennesima formazione rivoluzionata, magari per quello che sarà l'undici in campo. Aspetto l'intervento del mio collega più esperto da questo punto di vista, che è Valerio D'Amico. Quest'oggi Valerio supplisce all'assenza per motivi familiari dello speaker solito del San Francesco, e sta narrando, raccontando, dicendo quelle che sono le formazioni in campo ai pochissimi tifosi presenti sugli spalti. La maggioranza degli spettatori in questo momento sembra che sia giunta da Fasano. Vento di stanotte che ha fatto diversi danni in città, diversi danni anche qui al San Francesco, in sala stampa prima del nostro arrivo. C'erano dei vetri a terra e, come vedrete dai riflessi filmati, è saltata anche una panchina qui al San Francesco. Nel tempo Valerio è ancora impegnato nel leggere uno spot antiviolenza, soprattutto antiviolenza sulle donne, che la società rossonera ha inteso preparare in questa giornata così importante. In realtà la giornata contro la violenza sulle donne è stata il 25 novembre, ma la giornata contro la violenza sulle donne, ma contro la violenza in generale, dovrebbe essere celebrata tutti i giorni. Violenza negli stadi, violenza sulle donne, violenza sui minori, tutti i tipi di violenza devono essere debellate, e dobbiamo andare verso un mondo che sia più civile. Vado a rileggere quelle che sono le formazioni in campo quando mancano poco più di 6 minuti all'inizio di questa sfida delicatissima tra la Nocerina e il Fasano, sfida che riporta alla mente anche sfortunata gara dell'anno scorso, quando la sfortuna della Nocerina in quel di Alberobello rimediò a 6 reti, furono degli strascichi anche nella gara di ritorno qui a San Francesco, nella quale comunque si imposero i pugliesi. Una gara particolare, la Nocerina dovrà rinunciare a Scaringella, dovrà rinunciare a Basanisi quantomeno dal primo minuto, ma soprattutto deve rinunciare a una società in questo momento. Tutto il pacchetto d'azionario della formazione rossonera in mano a Nunzio Grasso. Dovrebbero esserci, ci auguriamo che ci siano
novità dirigenziali già nel corso della settimana. Speriamo che questa parentesi possa concludersi del tutto e dare inizio a un nuovo corso per quanto riguarda la storia rossonera. Vado a rileggere le due formazioni in campo a beneficio dei ritardatari, di coloro che si siano messi solo ora in ascolto delle nostre web frequenze. E già che siete in ascolto delle nostre web frequenze, mi raccomando, lasciate un bel like alla pagina forzanocerina.it su Facebook, lasciate un bel like alla nostra pagina di YouTube, il nostro canale YouTube, e seguiteci su Instagram e su Twitter per restare sempre informati per tutti gli avvenimenti che riguardano il mondo rossonero. A proposito di calcio giocato, il Fasano si presenta quest'oggi al San Francesco con Ceca, Savarese di Vittorio, Lizzi, Aprile, Paolo da Silva, Battista, Diaz, Di Federico, Corvino e Calabria. A disposizione di mister Ivan Tisci ci sono Menegatti, Manfredi, Convertino, 40, Taddeo, Maldonado, Savoia, Gomez e Acosta. La Nocerina risponde con Stratos, Romeo De Marino, Ambro, Talamo, Chietti, Mancino, Bandeira, Garofalo, Schiavella e Baldè. A disposizione di mister Nunzio Zavettieri ci sono Caliendo, Menichino, Basanisi, Scaringella, Valentini, Gaudino, Sirico, Dorato e Amarante. Arbitra la gara il signor Leotta di Acireale, Dettore di Lanciano e De Gregorio di Sernia saranno gli assistenti. Dicevamo di un San Francesco particolarmente vuoto quest'oggi. La decisione del CAMS è avallata dalla questura di Salerno di disputare questa gara a porte chiuse ha penalizzato la non società rossonera, che dovrà vedere lo stadio chiuso e i ragazzi in campo non avranno il supporto del proprio pubblico. Mi ha raggiunto qui in postazione di cronaca mio collega e amico Valerio D'Amico, quale tra qualche istante lascerò il microfono per commentare quella che è la formazione della Nocerina in campo. Una formazione, quella della Nocerina, Valerio, orfana di alcuni titolari. Ancora una rivoluzione per mister Zavettieri. Sì, rieccomi Francesco, buon pomeriggio di nuovo a tutti i nostri ascoltatori. Ci aspettiamo, visti gli uomini, un 3-4-2-1 con Mancino e Balde alle spalle di Nicola Talamo. Basanisi era tra i convocati, lo avevamo scritto, lo avevamo detto, però non è in perfette condizioni e parte dalla panchina. Fuori Mincica, fuori Boersma, fuori Cuomo squalificato, quindi fuori Magri, che era stato sospeso all'attività agonistica, ma di fatto, almeno per parola di mister Zavettieri, martedì verrà reintegrato in gruppo, per cui è ancora una volta una Nocerina, non dico in emergenza, ma certamente non nella sua miglior formazione. Di fatto manca quello che secondo il mercato doveva essere il top player, Mincica, e quello che poi il campo ha detto essere il top player, Basanisi, per cui non sarà certamente facile giocare contro questo Fasano, una squadra che di sicuro è tra i migliori organici del campionato, che si piazza prepotentemente in zona playoff, o meglio in tra quelle squadre che si stanno contendendo la vittoria del campionato. Ci sono tutte le condizioni da un punto di vista climatico per giocare bene al calcio. Si è fermato il forte vento che ha falcidiato Nocera Inferiore, l'Agro Nocerino Sarnese, negli ultimi giorni. Nonostante questo, gli addetti dello Stadio San Francesco stanno sistemando in maniera stanno mettendo in sicurezza gli striscioni pubblicitari per evitare che magari una folata improvvisa di vento possa creare danni ai calciatori o magari all'assistente dell'arbitro che è posizionato su quella fascia. Lo avrà certamente detto Francesco in fase di presentazione. Purtroppo una folata di vento nel corso della notte ha divelto la copertura della panchina, quella che dovrebbe essere la panchina della Nocerina, o meglio quella che è sempre stata la panchina della Nocerina, e a maggior ragione vista la mancanza della copertura sarà oggi, anche questo pomeriggio, la panchina della Nocerina per un dovere di ospitalità. Dubito che i rossoneri facciano posizionare i
calciatori del Fasano nella panchina scoperta. Mancano pochi istanti all'inizio della gara. Se c'è tempo mandiamo l'ultimo mini spot prima poi di lasciare la parola a Francesco Belsito e al sottoscritto che lo affiancherà per commentarvi questo Nocerina Fasano. Spazio pubblico. Riprendo la linea dallo Stadio San Francesco, c'è stato un problema in regia. Ora è il momento del nostro spot, che da qui a qualche istante. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via d'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione. Torniamo in cronaca diretta qui dallo Stadio San Francesco. Manca poco, anzi dovrebbe mancare poco all'inizio della gara, siamo qualche minuto di ritardo, le due squadre non sono ancora uscite dai rispettivi spogliatoi, l'ha fatto solo la panchina della Nocerina che, come era prevedibile, si è andata a sedere sulla panchina che è stata divelta dal vento durante questa notte. Sarà un po' atipico vedere questa panchina così monca qui dallo Stadio San Francesco, è un po' strano. Vado a rileggere quelle che sono le formazioni in campo. Il Fasano si schiera con Ceca, Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Aprile, Paolo da Silva, Battista, Diaz, Di Federico, Corvino e Calabria. A disposizione di mister Ivan Tisci ci sono Menegatti, Manfredi, Convertino, 40, Taddeo, Maldonado, Savoia, Gomez e Acosta. Risponde la Nocerina con Stagos, Romeo, De Marino, Ambro, Tala, Mucchietti, Mancino, Bandera, Garofalo, Schiavella e Valdè. A disposizione di mister Nunzio Zalettieri ci sono Calien, Domenichino, Basanisi, Scaringella, Valentini, Gaudini, Sirico, Dorato e Amarante. Anche la panchina del Fasano sta raggiungendo la sua postazione. Manca poco, immaginiamo, all'inizio di questa gara che sta prendendo il suo tempo. Ecco che la terna arbitrale fa capolino dall'ex tunnel degli spogliatoi della Nocerina. Le due squadre stanno andando verso il centro del campo. Il Fasano è schierato con una casacca tendente al grigio, stesso colore per pantaloncini e calzettoni, tutta bianca la Nocerina con la banda rossonera sul petto e sui calzoncini. Le due squadre hanno fatto il loro ingresso senza applauso da parte del pubblico, applauso che arriva ora, ma sono davvero pochi.
di spettatori in campo per questo inizio di gara, procedendo come sempre alla scelta del campo e del calcio d'inizio. Molto probabilmente la Nocerina attaccherà dalla sinistra alla destra rispetto alla nostra posizione, naturalmente sarà il contrario per quanto riguarda il Fasano. Riunione, abbraccio collettivo tra i giocatori ospiti che si sono stretti intorno al loro mister e hanno concluso il loro prepartita con un urlo liberatorio. Speriamo che a fine gara Valerio ad urlare siano i tifosi rossoneri, anche se pochi. La Nocerina ha bisogno, ha tanto bisogno di tre punti per levarsi da quelle che sono le sabbie mobili della classifica nella quale si è impelagata nel corso delle ultime giornate che hanno visto la formazione rossonera soccombere anche tra le muramiche contro l'Altamura e contro il Matera. C'è da invertire questa rotta e bisogna farlo adesso, bisogna farlo in un momento difficile, forse uno dei momenti più difficili per quanto riguarda la storia rossonera, ma tutto quello che avviene in settimana deve restare in settimana. Oggi a contare è solo quello che avverrà in campo. Sembra tutto pronto per l'inizio della gara. L'arbitro ha lanciato un cenno d'intesa con i suoi collaboratori, controlla il cronometro, sta per dare il via alla gara di oggi. Succede un ultimo cenno ancora dell'arbitro nei confronti dei suoi assistenti. È partiti! Inizia la Nocerina che ha battuto il primo pallone di questa sfida. Palla all'indietro per De Marino che guadagna qualche metro di campo. Serve Schiavella. Garofalo sull'out di sinistra in una difesa che si direbbe a tre. Balde sull'out di sinistra. Ha il problema di superare un avversario, preferisce appoggiare a Schiavella che allarga sulla destra per Chietti. Chietti tornato nel ruolo di esterno più alto, che è probabilmente più congeniale. Ancora la Nocerina in possesso di palla con Romeo al limite dell'area, cede il pallone a un compagno. Il numero 2 del Fasano Savarese riesce a bloccare il tentativo di cross in aria della Nocerina, ma sono ancora i calciatori in maglia bianca in possesso di palla. Spigolo sinistro dell'area di rigore, Mancino, il retropassaggio per lui non è dei migliori, recupera il pallone ancora la Nocerina, ancora con Marino che è costretto però ad indietreggiare fino a De Marino. Mancino, chiedo scusa, il calciatore della Nocerina che era in possesso di palla. Chietti, suo cross in avanti ribattuto dalla difesa del Fasano, direttamente in fallo laterale, ancora Chietti sul pallone. In avanti, suo tentativo di servire Talamo, anticipato di testa l'attaccante rossonero dalla difesa del Fasano che mette ancora una volta il pallone in fallo laterale. Siamo all'altezza della panchina scoperta della Nocerina. Chietti non riesce a gestire il pallone di ritorno da parte di Schiavella. Questa volta la rimessa con le mani è affidata alla squadra ospite. Di Vittorio in avanti si intromette Chietti che cerca di spedire il pallone verso un compagno, recupera la sfera Ambro. Talamo sulla destra per Chietti, tenta un colpo di prestigio Chietti, ma non si fa sorprendere la difesa della squadra di Tisci. Pallone ancora una volta in fallo laterale, questa volta l'ultimo tocco è di Nicola Talamo. La rimessa con le mani è affidata alla formazione ospite. Pallone lanciato lungo in avanti dalle parti di Corvino, mette ancora in fallo laterale la Nocerina con Romeo, sempre Di Vittorio. Tutte sue le rimesse laterali sulla destra, il suo lancio in avanti, cerca di un compagno. E De Marino ancora mette il pallone in fallo laterale. Corvino pronto a rimettere il pallone in gioco. Siamo una parte avanzata del centrocampo della metà campo rossonera.
Corvino osserva lo schieramento dei compagni, se la prende comoda anche perché l'arbitro sta dando indicazioni ai calciatori in campo. Avrà visto qualche scorrettezza. Dà l'ok per rimettere il pallone, rimessa lunga da parte di Corvino di testa, numero 6. Paolo da Silva mette il pallone direttamente sul fondo. Sono trascorsi 3 minuti e pochi secondi nel corso della primo tempo. Risultato qui a San Francesco ancora fermo sullo 0-0, come potete vedere in sovrimpressione. Mancino per la Nocerina, indietro per De Marino. De Marino alza lo sguardo, cerca lo schieramento, attende lo schieramento dei compagni. Serve Schiavella, Schiavella per Chietti, all'indietro per Ambro, ancora De Marino, fa girare la palla da dietro la Nocerina. De Marino cerca di guadagnare in avanti qualche metro. Baldé, solita posizione di centrocampista centrale per Baldé, larga il pallone sulla sinistra. Ancora sulla sinistra l'azione dei rossoneri con Mancino, che è costretto dietro la pressione di un calciatore del Fasano a indietreggiare. Poi lancia in avanti di De Marino per Mancino e per Baldé, è troppo lungo, palla che si perde in fallo laterale, rimessa che è affidata alla formazione ospite. Valerio, stavi studiando lo schieramento in campo delle due formazioni. Sì Francesco, se per la Nocerina c'era qualche dubbio, alla fine Zavettieri ha scelto il 3-5-2, quindi con Romeo, De Marino e Garofalo in difesa, Chietti a tutta fascia sulla destra con Diniz, Bandeira sul versante opposto, la cerniera di centrocampo formata da Schiavella, Ambro e Mancino con Balde e Talamo che agiscono di punta. Nessuna sorpresa per quel che riguarda l'11 del Fasano, che è in campo con il suo classico 4-3-3, in porta Cecceca, in difesa da destra a sinistra Savarese, Aprile, Paolo da Silva e Di Vittorio, a centrocampo Lezzi, Diaz e Calabria, in attacco Battista, Di Federico e Corvino. Siamo giunti al minuto numero 6, scoccato da pochi secondi, il risultato è ovviamente ancora fermo sullo 0-0, del resto lo leggete anche sulla nostra sovrimpressione. Calcio di punizione per il Fasano affidato a Paolo da Silva, che attende il piazzamento dei suoi calciatori d'attacco, andrà probabilmente a cercare la spazzata aerea di Federico, scivola nella battuta, la palla giunge comunque quasi a destinazione, il quasi significa Ambro che riesce a frapporsi fra la sfera di Vittorio e a rilanciarla. Garofalo va ancora una volta di testa nella zona presidiata da Savarese, che controlla e prova ad avanzare sulla corsia di destra, fermato irregolarmente il calciatore in maglia numero 2 per il del Fasano, e quindi calcio di punizione per la squadra pugliese. Fasano che in questo momento si trova con tutti e 10 i calciatori di movimento nella metà campo avversaria. Allo stesso modo la Nocerina si difende molto bassa, c'è soltanto Cieca nella metà campo del Fasano, per cui seguiamo con attenzione questo calcio di punizione per la squadra in maglia blu, già battuto dal numero 11 Calabria. La palla viene messa al centro, colpo di testa di Talamo, la palla spiove dalle parti di Stavos, che è molto bravo a farla sua nonostante il vento. Viene rallentato l'estremo difensore greco al momento di rilanciare ed è così costretto a cambiare i piani, a giocare la palla corta all'indirizzo di Romeo, da questi a Chietti, Chietti per Schiavella, Schiavella riparte dal calciatore in maglia 3, De Marino serve il piazzamento dei suoi compagni, serve Balde, Balde si libera molto bene di un avversario che è Lezzi, lo mette giù irregolarmente il numero 4, calcio di punizione per la Nocerina quando i minuti trascorsi sul nostro cronometro sono 7, risultato ovviamente ancora fermo sullo 0-0. Battuta la punizione ancora per Balde, che si libera di un avversario e lancia Talamo in profondità, Talamo difetta nel controllo, poi commette fallo. A giudizio del primo assistente d'Ettore, ha commesso fallo all'inizio del suo diretto marcatore, il numero 3 di Vittorio, e quindi sfuma questa potenziale occasione, azione d'attacco della Nocerina, e si riparte con un calcio di punizione per il Fasano. È molto basso questo calcio di punizione, siamo sulla sinistra della metà campo del Fasano, all'altezza dell'area di rigore ospite. Ancora il Fasano in possesso della sfera, poi un disimpegno sbagliato di Savarese permette a Baldè di tentare la prima conclusione a rete della gara, ribattuto dalla schiena di Paolo da Silva. Nocerina ancora in possesso del pallone con Ambro sulla sinistra per Bandeira,
avanti per Mancino, che è costretto a indietreggiare, dare palla ancora a Bandera Diniz. Romeo nel area di centrocampo, allarga sulla sinistra per Chietti, sulla destra per Chietti. Chietti, bello il servizio in profondità per Schiavella, che guadagna il fondo, il cross di Chietti, tenta la rovesciata la Nocerina con Talamo, poi un colpo di testa di Bandera a finire direttamente tra le mani del portiere Ceca. Ma che bella azione questa della Nocerina, gran bel cross quello di Schiavella, peccato che il gesto tecnico di Talamo sia andato a vuoto, ma stava per liberare, aveva liberato, colpo di testa di Bandera, debole però la conclusione del numero 23 rossonero, che ha appoggiato il pallone tra le mani di Ceca. Sì, è stata una bella azione assolutamente ben impostata dalla Nocerina, con Schiavella che ha crossato davvero molto bene, Talamo ha cercato un'improbabile rovesciata, alle sue spalle si è inserito Bandera Diniz che però non è riuscito ad essere incisivo. Nocerina che ora recupera palla nella sua metà campo con Garofalo che serve proprio Bandera Diniz, da questi a Mancino, Mancino allarga verso Romeo, può avanzare la manovra della Nocerina, Chietti, De Marino, palleggio all'indietro dei calciatori in maglia bianca, De Marino cerca qualche compagno libero, lo trova in Capitan Garofalo, dinanzi ancora per Bandera Diniz, si passa da destra a sinistra, bisognerebbe accelerare un po' la manovra, Schiavella prova a verticalizzare all'indirizzo di Chietti, che viene però anticipato molto bene da Di Vittorio e quindi può ripartire la manovra del Fasano, bravo Calabria a conquistare una rimessa laterale per deviazione proprio di Chietti, rimessa in gioco con le mani affidata al solito Di Vittorio, che cerca i suoi attaccanti, la solita sponda di Federico che viene contrastato molto bene da Romeo, l'ultimo a toccare poi è Calabria, quindi rimessa laterale per la Nocerina, già battuta all'indirizzo di Ambro che allarga molto bene per Bandera Diniz che ha un po' di campo da prendersi, avanza e l'esterno sinistro brasiliano, sbagliato il suo tocco all'indirizzo di Mancino, prova però a rimediare Bandera, lo fa, Schiavella per Talamo, Talamo all'interno della rete, il tiro ad incrociare e la palla esce. Prima vera occasione da gol per la Nocerina con Nicola Talamo al minuto numero 11, il calciatore in maglia 7 si è liberato al tiro all'interno dell'area di rigore, ha provato ad incrociare per battere Ceca, ma la mira non è stata precisa. Francesco, la Nocerina sta tenendo discretamente bene il campo questo pomeriggio. È così, la Nocerina sembra leggermente più reattiva rispetto quantomeno alle ultime uscite casalinghe. Manca un po' di precisione sotto porta, ma già è arrivata un paio di volte a dare fastidio a Fatmir Ceca, portiere classe 2002 del Fasano. Peccato che il tiro a incrociare di Talamo sia andato eccessivamente al lato della porta difesa dall'estremo difensore pugliese. Nel frattempo un intervento di De Marino, falloso, gamba tesa nei confronti di Corvino, l'arbitro fa continuare a giocare, c'è il Fasano in avanti con Di Federico che allarga su Di Vittorio sul lato di sinistra, Di Vittorio mette il pallone oltre la linea del fallo laterale per consentire i soccorsi al compagno che era rimasto a terra, intervento diciamo è stato scomposto, l'arbitro ha preferito non intervenire, fortunatamente per De Marino non prendere decisioni anche successivamente, intervento un po' al limite che il signor Riccardo Leotta della sezione di Acireale ha giudicato nei termini regolamentari, palla laterale affidata alla Nocerina che restituirà palla al Fasano, lo fa in questo istante Ambro che sembra leggermente più reattivo rispetto alle ultime uscite. C'è tanto da fare per questa Nocerina, bisogna metterci tanta cattiveria perché la classifica si è fatta difficile e ora niente leziosità, niente scuse, servono esclusivamente i punti. Fallo laterale ancora una volta affidato alle mani di Di Vittorio, siamo nella metà campo rossonera, Di Vittorio cede l'incombenza a Corvino che ha una rimessa bella lunga, preferisce ripetere la sua corsa verso la rimessa in campo, pallone indirizzato al centro dell'area di rigore rossonera, allontana in qualche modo la difesa della Nocerina, poi il tiro al volo del numero 8 Diaz termina abbondantemente al lato della porta difesa da Stagos. Stagos si appresta
a rimettere il pallone in gioco, ripartita dal basso la Nocerina con Garofalo all'interno dell'area di rigore, larga sulla sinistra per Bandera di Nizza, il lancio lungo all'indirizzo di nessuno, si perde direttamente oltre la linea del fallo laterale, rimessa con le mani che sarà affidata al Fasano. 14 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato qui in un San Francesco desolatamente vuoto e silenzioso, pochissimi spettatori accreditati ad assistere all'incontro, penso siano anche Fasano che da Nocera, a dire la verità. Ancora un fallo laterale per il Fasano in posizione più avanzata, pallone rimesso al centro dell'area di rigore, esce la Nocera in qualche modo, ma ancora il Fasano in possesso di palla. Savarese sull'auto di destra se la vede con Mancino, il suo tentativo cross all'indirizzo del numero 10 Corvino, che tenta di emulare Talamo con una rovesciata, ancora una volta però la palla si perde a lato, sta crescendo la formazione ospite, la Nocerina deve cercare di serrare le fila, ancora un pallone perso da Mancino che mette in condizione il Fasano di venire in avanti con Di Federico che cede sulla sinistra di Vittorio, ancora Di Federico, Di Vittorio costretto a indirreggiare, pallone lanciato in avanti dalle parti di Corvino, si avventa sulla sfera di Marino e allontana il pericolo mettendo il pallone in fallo laterale senza pensarci due volte, come la rimessa in gioco di Vittorio per Corvino, il suo cross di sinistro però è tutto sbagliato, palla che si perde oltre la linea di fondo, stanno pericolosamente crescendo gli ospiti nel corso di questa prima parte della partita, si era fatta vedere la Nocerina un paio di volte in avanti, poi è venuta fuori la squadra di Tiscimo, ora è la Nocerina che cerca di superare il centrocampo con un'iniziativa personale di Talamo davanti a sé, Di Vittorio lo supera, si allarga sul lato di destra, cross al centro, fermato ancora una volta da Di Vittorio che poi allontana il pericolo, sempre generosissimo Talamo quando parte in progressione. Ora c'è un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Corvino, prende il pallone, poi lo cede Paolo da Silva. Siamo nella metà campo del Fasano. Sceglie una soluzione strana Paolo da Silva, mettendo anche in leggera difficoltà Savarese. Poi il lancio in avanti di quest'ultimo, trova De Marino che allontana di testa solo per un attimo, ancora il Fasano a venire in avanti con Di Federico, poi una conclusione da lontanissimo, si perde lontanissimo dalla porta difesa da Stagos, cerca sempre la rimessa dal basso la Nocerina, complicandosi non poco la vita, pallone lanciato in avanti. Talamo trova l'opposizione del numero 6 Paolo da Silva, poi centrocampo, è lo stesso Talamo a commettere un fallo su Di Federico, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione ospite. Possesso della sfera c'è il numero 4 Lezzi che cambia il gioco su Savarese, mettono sempre in difficoltà Savarese con dei passaggi arretrati rispetto alla sua posizione, ma ancora il Fasano a venire avanti con Battista, perde il pallone, lo perde anche Ambro un secondo dopo, viene in avanti la formazione di Tisci, il tentativo di conclusione da lontano di Battista, Stagos afferra la sfera senza problemi, 17 minuti nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il risultato qui al San Francesco, ma è un Fasano che sta alzando decisamente la testa, Valerio. Sì, sta alzando la testa, sta alzando il baricentro, anche se non ha creato grosse occasioni, onestamente decisamente pericolosa quella che abbiamo raccontato pochi minuti fa della Nocerina, quella costruita da Talamo che è riuscito ad incrociare il tiro ma non ad inquadrare lo specchio della porta. Nocerina che ora viene in avanti con Mancino, è lui che deve creare gioco, deve inventare lì davanti, Mancino si appoggia a Balde, ancora in avanti per Nicola Talamo, Nicola Talamo si gira e mette
un'ottima palla per Balde, davvero bella questa giocata di Nicola Talamo, è stato bravo il difensore centrale del Fasano, nella fattispecie il numero 5 Aprile, ad intervenire in maniera decisiva di testa per impedire alla sfera di giungere dalle parti di Balde. Sarebbe stato liberissimo l'attaccante rossonero di battere a rete a tu per tu con Ceca. Avanza con Corvino il Fasano, il numero 10 mette la palla al centro per Di Federico, Di Federico la controlla e la allarga fuori per Diaz, il tiro di Diaz blocca Stagos. Registriamo la prima occasione degna di nota anche per il Fasano, anche se una bandierina alzata da parte dell'assistente avrebbe comunque vanificato il tutto, per cui azione solo potenziale da gol per il Fasano quando siamo giunti al minuto numero 19. È una nocerina che conferma quanto avevamo detto in passato, cioè che con questo centrocampo a tre riesce a tenere, a coprire meglio il campo rispetto al centrocampo a due, c'è meno distanza tra i reparti e la squadra, Francesco, credo che sia più compatta sia in fase difensiva sia quando c'è necessità di ribaltare l'azione. Sì, è così, è una nocerina che tiene meno distanza tra i reparti, anche una formazione molto molto spinta in avanti con la presenza contemporanea di Baldè, di Talamo, di Mancino, tutti i calciatori dalle spiccate caratteristiche offensive. Vediamo cosa succederà nel corso della gara. Nel frattempo è il Fasano in possesso della sfera con Di Federico che cerca di servire un compagno all'indietro, si lotta per recuperare il pallone, ne esce vincitore Mancino, e appoggia all'indietro per Garofalo per Bandera di lato di sinistra, ancora Mancino, rasoterra per Baldè, costretta a indietreggiare ancora Baldè, indietreggiando anche un po' troppo, non vuole servire De Marino, poi è costretto a farlo. De Marino, pressato altissimo dagli attaccanti del Fasano, preferisce servire un pallone in avanti laddove non ci sono maglie bianche, sfera che si perde direttamente in fallo laterale battuto dal solito Di Vittorio per Paolo da Silva, all'indietro per il portiere Talamo, cerca di infastidire la rimessa in gioco del Fasano, ma il pallone termina ancora tra le gambe, tra i piedi di da Silva, che guadagna qualche metro di campo. Serve al numero 4 Lezzi perde il pallone, iniziativa personale di Mancino che si porta al limite dell'area, Mancino e il suo tiro, ora il palo alla sinistra della porta difesa da Ceca. Mancino, è un'azione che qui ci ha abituato più volte il numero 20 rossonero, peccato che questa volta non sia stata coronata da una rete che sarebbe stata anche meritata. Eh sì, Francesco, noi l'abbiamo nominato tante volte Mancino, il calciatore che è mancato, il calciatore in grado di dare il cambio di passo, di fare giocate come quella che ha messo in mostra in questo momento. Un po' i problemi fisici, un po' le scelte tecniche lo hanno penalizzato in questa prima parte di campionato, ci auguriamo che da ora in poi possa essere protagonista sempre in campo. Nel frattempo Bandera sfonda molto bene sulla sinistra, cerca Talamo difetta nel controllo ma resta comunque in possesso palla, attende il piazzamento di Chietti, prova a smarcarlo con una giocata un po' troppo pretenziosa, onestamente poteva toccarla al compagno vicino anziché cercare la profondità, e quindi si perde un'altra potenziale occasione da gol per una nocerina che comunque si sta oggettivamente facendo preferire all'avversario in questa in questi primi 22 minuti di gara. Fasano che ci prova con la sponda aerea di Di Federico, prova in qualche modo Battista a mettere in moto Corvino, ma fa buona guardia la difesa della nocerina, resta comunque in possesso palla il Fasano con il tocco di Di Federico all'interno dell'area di rigore, c'è fuori gioco, tutto fermo, ha calciato verso la porta Battista, è stato bravo Stagos a parare con le ginocchia, ma la bandierina del secondo assistente era alta già da un po', per cui si era mossa ancora con i tempi giusti la linea difensiva della nocerina. Calcio di punizione affidato a Stagos che va al rilancio all'indirizzo di Talamo, bella la sponda di Talamo per Mancino può involarsi verso l'area di rigore, Mancino tocca al centro per Balde controlla e spara incredibilmente al lato, altra occasionissima per la nocerina, questa volta in fase di preparazione è stato fatto tutto benissimo sia da Mancino che da Talamo, il servizio di quest'ultimo per Balde che era tutto solo nel cuore dell'area di rigore non ha controllato troppo bene la palla, e Francesco, il controllo nel calcio fa tutto, poi non è stato troppo freddo e ha spedito incredibilmente al lato, terza occasione da gol per la nocerina.
Esatto, peccato per un'ennesima iniziativa di Mancino che sta davvero vitalizzando la manovra rossonera. Nocerino ancora in avanti con Talamo che riesce ad addomesticare un pallone interessante, lo serve sul lato di sinistra per Schiavella, il cross basso di Schiavella, ancora Baldè, ancora alta la sua conclusione. Nocerino, in conclusione però è stata deviata da un calciatore pugliese, primo angolo della gara, lo batterà la Nocerina che ha prodotto l'ennesima occasione interessante dell'incontro. È una Nocerina molto 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 più vivace rispetto alle ultime uscite, angolo che si batterà alla destra del portiere Ceca, sul punto di battuta c'è Agostino Garofalo, cross di Garofalo in questi istanti, spiove la testa di Marino e la rete della Nocerina. Nocerina 1 Fasano 0, si portano in vantaggio i calciatori rossoneri qui al San Francesco grazie alla rete di sostegno da De Marino al 24esimo minuto del primo tempo, direttamente su calcio d'angolo, meritato questo vantaggio della formazione rossonera per quanto abbiamo visto finora qui in campo. De Marino che trova, credo, la sua prima rete stagionale, direttamente su colpo di testa sul secondo palo. Valerio, hai potuto anche esultare con il microfono dello speaker quest'oggi. Purtroppo devo contenermi perché è brutto fare lo speaker quando non c'è pubblico, non puoi goderti l'urlo della tua gente, della gente rossonera, però era giusto sottolineare il primo gol stagionale di Mario De Marino, il difensore centrale classe 2000, che l'abbiamo detto a più riprese, è decisamente una delle sorprese più piacevoli del tra gli ultimi arrivati, è il miglior difensore dopo Garofalo di quelli che sono stati impiegati, e credo che questo gol in questo momento possa essere il giusto premio ad una prima porzione di stagione più che positiva per il centrale difensivo. Nocerina, Francesco, l'hai detto tu, meritatamente in vantaggio. Nocerina ha costruito tantissime occasioni da gol, aveva soltanto avuto qualche difetto nella mira, ma poi il colpo di testa di De Marino ha reso gloria all'ottima prestazione che stanno sciorinando gli uomini di mister Zavettieri, che avanzano ancora con Balde scatenato. Balde tocca per Mancino, leggermente impreciso, frastornata la squadra di Tisci. Fasano assolutamente non pervenuto in questi primi minuti, e Nocerina che avanza ancora sulla corsia di sinistra con Diniz deve vedersela con Savarese che gli sporca la palla in fallo laterale. Palla laterale affidato alle mani di Agostino Garofalo, trova Mancino, ma palla che termina ancora una volta in fallo laterale per un tocco di un calciatore del Fasano. Poi è la Nocerina a complicarsi la vita sprecando questa ridotta occasione, ma bravo Ambro a recuperare una sfera a centrocampo, lotta con l'avversario e alla fine alla meglio, ma è ancora la Nocerina che riesce a recuperare il pallone. Romeo a mettere la sfera indietro, anzi Racchietti a mettere la sfera indietro direttamente tra i piedi di Stagos. Nocerina che deve continuare a giocare come sta giocando, perché il Fasano ha dimostrato qualche lacuna in difesa e ora si apriranno sicuramente più spazi al contropiede veloce di Talamo, Mancino e Balbè. De Marino, ancora un colpo ai danni di Corvino. No, vabbè, non è esagerato. L'arbitro richiama il calciatore rossonero, autore del gol che ha portato in vantaggio la formazione rossonera al 24esimo minuto del primo tempo. Richiamo, fortunatamente per lui, solo verbale. Non c'è stata ammonizione, la seconda volta che De Marino fa sentire i tacchetti a numero 10 Corvino. Nel frattempo c'è una punizione in favore degli ospiti, da posizione interessante, molto centrale, anche se siamo oltre i 25 metri dalla porta, difesa da Stagos, difesa formata da tre uomini per la Nocerina, sono due calciatori sul punto di battuta per il Fasano, uno è lo stesso Corvino, l'altro in questo momento mi è difficile da individuare. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Corvino e la barriera allontana la sfera, ma ancora il Fasano a prendere il possesso della palla con il numero 9 di Federico che riceve un cross dalla distanza, posizione anche dubbia per quanto mi riguarda, ma il suo colpo di testa è andato abbondantemente alto. 28 minuti qui nel primo tempo di Fasano Nocerina al San Francesco, 1-0 il risultato in favore della squadra rossonera che si è portata avanti
circa 3 minuti fa, grazie al bel colpo di testa su angolo di De Marino, tagliato il suo primo gol stagionale in uno stadio isolatamente vuoto. Si lotta a centrocampo, Corvino in avanti per Di Federico, recupera il pallone Corvino, il triangolo con Di Federico, palla messa indietro dalla difesa rossonera, Staguas riesce ad anticipare lo stesso Corvino che si stava immolando verso la porta della Nocerina a venire in avanti con un colpo sotto di Chietti, troppo lungo per tutti, pallone che si perde in fallo laterale quando siamo giunti al 29esimo minuto del primo tempo, risultato ancora di 1-0 in favore della Nocerina. Fasano sembra essersi ricompattato dopo il gol, si sta facendo vedere con più insistenza nella metà campo rossonera, non deve disunirsi la Nocerina, deve continuare a giocare come ha fatto nel corso dei primi 25 minuti e sfruttare Valerio gli spazi che sicuramente gli ospiti lasceranno. Ma a maggior ragione adesso, anche se per la verità il Fasano non ha cambiato il suo modo di giocare subito dopo il gol, in questi 5 minuti certamente ha alzato un po' di più il suo baricentro, ma ancora non ha prestato il fianco alle ripartenze della Nocerina, cosa che ci aspettiamo con l'andare dei minuti. È chiaro che la squadra pugliese dovrà spingersi ancora di più in avanti alla ricerca del gol del pareggio, e la velocità di Talamo e Balde potrebbe rivelarsi decisiva. Fasano che ora ci prova con Corvino che mette giù un'ottima palla, la offre al numero 7 Battista che prova a liberarsi, viene messo giù da De Marino che finisce sull'elenco dei cattivi, primo cartellino giallo della gara quando siamo giunti al minuto numero 30 proprio per l'autore del gol, Mario De Marino, che ha fermato Battista che era lanciato verso la porta di Stagos. Un po' troppo severo, Francesco, questo cartellino. Per carità, il fallo c'era, però non è un'occasione da gol così chiara, non è un fallo così cattivo, oggettivamente poteva lasciar correre, nel senso che poteva non ammonire il direttore di gara. Ah, io credo che abbia punito un colpo di mano di De Marino che cadendo ha deviato la sfera con il braccio destro, credo che sia dovuto a questo la ammonizione dell'arbitro, signor Riccardo Leotta di Acireale. Nel frattempo c'è una seconda punizione per il Fasano, più o meno nella stessa posizione per quanto riguarda la centralità rispetto alla porta difesa da Stagos, ma molto molto più avanti, siamo all'interno della lunetta dell'area di rigore. Questa volta Corvino potrebbe sfoderare meglio le sue doti balistiche. Nel frattempo i minuti sul nostro cronometro sono 30, una ventina di secondi. Il risultato è ancora fermo sull'1-0 in favore della Nocerina grazie alla rete 6 minuti fa di Mario De Marino. Ma c'è una ghiottissima occasione per il Fasano per riequilibrare le sorti dell'incontro. Ancora una volta due calciatori in maglia blu grigia sul pallone, dovrebbero essere Corvino e Battista. L'arbitro cerca di far rispettare la distanza nutrita, la barriera della Nocerina, pronto Stagos, arriva la punizione di Corvino, ancora una volta deviato dalla barriera, pallone che rimane nell'area di rigore rossonera, bandiera di Iris cerca di portarlo fuori, ruba la sfera Diaz e poi non riesce a controllare il pallone che si perde, fortunatamente per la Nocerina, in fallo laterale. Valerio, due occasioni su punizione e nulla battute, più battute è abbastanza male anche da numero 10 Corvino. Sì, onestamente, vista la preparazione, vista soprattutto la pericolosità, dove poteva far meglio il calciatore classe 91 del Fasano, invece in entrambe le occasioni non è riuscito a pungere dalle parti di Stagos. Nocerina che non deve commettere l'errore di abbassare troppo il suo baricentro, è ovvio che deve giocare un pizzico più accorta rispetto alla prima parte del primo tempo, ma deve comunque provare a mantenere il possesso palla. Qui Garofalo sbaglia il lancio per Corvino, però è troppo lungo, Romeo scorta la sfera che si perde oltre la linea perimetrale, per cui Stagos potrà rimettere in gioco il pallone con i piedi quando siamo giunti al minuto numero 32 e la Nocerina da 8 minuti è in vantaggio grazie al primo gol stagionale di Mario De Marino, un colpo di testa su un perfetto calcio d'angolo battuto come al solito da Agostino Garofalo.
Si affida alla rimessa lunga questa volta la nocerina con Sagos che attende lo schieramento dei compagni, rilancia oltre il centrocampo, Talamo si avventa sul pallone, all'indietro per Garofalo, anticipato Garofalo da un'ottima uscita di un calciatore del Fasano, poi De Marino, si trattava del numero 7 Battista, poi bravo De Marino ad anticipare l'avversario mettendo il pallone in fallo laterale. Che errore questa ripartenza della nocerina, intanto un colpo di testa di Federico che ha raccolto il pallone direttamente lanciato con le mani nell'area di rigore rossonero. Stagos si è avventato sulla sfera senza particolari problemi, Talamo difetta nel controllo del pallone, ne approfitta il centrocampo del Fasano che sta crescendo in questi ultimi minuti finali del primo tempo. Nocerina che sta soffrendo il baricentro più alto della formazione pugliese, formazione che non dimentichiamolo, veleggia nelle zone altissime della classifica, vede la prima posizione, è formata da calciatori di sicuro valore. Savarese sullo spigolo adesso dell'area di rigore della Nocerina, il suo tiro sventato con i pugni da Stagos, poi la perfeziona Mancino, l'uscita dalla area di difesa rossonera, l'area di rigore rossonera, Ambro subisce fallo, si protesta in tribuna, ma tutto regolare per l'arbitro, probabilmente anche per noi, ma ancora il Fasano pericolosissimo sull'out di sinistra, recupera la sfera la Nocerina, viene in avanti con Baldè, Baldè nel cerchio di centrocampo, cerca di liberarsi dalla marcatura di Aprile, il suo lancio in avanti per Bandera, troppo lungo, pallone finisce direttamente tra le braccia del portiere Ceca che fa ripartire l'azione dei suoi sul lato di sinistra con Savarese per Luzzi supera la linea di centrocampo, appoggia un compagno costretto però a servire indietro Paolo da Silva, ancora Luzzi, Savarese ancora all'indietro per Paolo da Silva, chiude gli spazi la Nocerina, cosa che ha fatto raramente nel corso di questa stagione. C'è bisogno anche di un po' di intraprendenza in più da parte della formazione rossonera. Intanto è ancora il Fasano a venire in avanti con Di Federico che si libera al limite dell'area, mette il pallone sulla sinistra per Calabria, il cross di quest'ultimo verso il centro, bloccato a terra da Stagos. Nocerina un po' scomparsa dopo la rete del vantaggio, ricordiamo che prima del gol i Molossi avevano confezionato almeno 3 palle gol davvero interessanti. Stagos rilancia il pallone in avanti dove c'è Talamo contro De Paolo che appoggia il pallone verso Luzzi, dialoga la difesa del Fasano con Aprile che fa scorrere la sfera sul lato di destra verso Savarese contrastato da Schiavella, mette il pallone in avanti, in qualche modo la palla arriva dalle parti di Vittorio, ma è la Nocerina a recuperare la sfera con Schiavella, il suo servizio per Baldè in fuori gioco, ma un'altra volta Baldè a tu per tu col portiere ha sprecato una palla gol che sembrava davvero d'oro. Sì, si era lasciato ipnotizzare, più che altro Baldè ha sbagliato il movimento perché poteva evitarla la trappola del fuorigioco, onestamente in questa occasione è sembrata netta la sua posizione irregolare qui dall'alto, poteva magari fare un movimento diverso, prova con la solita giocata lunga verso Di Federico il Fasano, ma la Nocerina ha evidentemente capito e quindi costantemente raddoppia quando la palla spiove verso il centravanti in maglia crediamo blu e grigia, va, diciamo così, non tra è... il blu e il grigio, esatto, non una scelta di colori proprio ottima quella del Fasano, felice. Onestamente proprio felice, esattamente, fallo laterale per la compagine ospite quando i minuti sono 37 sul nostro cronometro, batte con calma Savarese, a noi va bene così perché il tempo scorre al solito verso Di Federico che controlla e coinvolge nell'azione Di Vittorio, avanza il terzino sinistro che poi alleggerisce su Calabria, ancora per Di Vittorio che restituisce palla al suo compagno, all'indietro per Dias per Calabria, lancio in profondità, bravo De Marino, sponda aerea di Talamo per Baldè controlla e guadagna, anzi no, è stato lui l'ultimo a toccare, la palla è schizzata in fallo laterale, provano ad accelerare la ripresa delle operazioni i calciatori del Fasano con Diaz che controlla la sfera
la allarga verso Savarese, ancora Diaz, avanza il numero 8 per Calabria, c'è Di Vittorio che si propone come al solito sulla corsia di sinistra, Calabria lo ignora e riparte dal numero 4 Lezzi, ancora per Calabria. Calabria punta a Schiavella, mette la palla nel cuore dell'area di rigore dove però non c'è nessuno. Diniz rischia, tocca col petto, qualcuno dalla tribuna, qualche esponente della dirigenza del Fasano aveva urlato ad un presunto rigore, ma ha toccato in maniera netta col petto l'esterno sinistro di centrocampo rossonero. Avanza ancora una volta il Fasano con Aprile che serve sulla destra per Savarese, prova ad avanzare il terzino ma viene anticipato, allora Talamo può coprire questa sfera. Momento un po' concitato della gara per la verità, prova a mettere ordine il Fasano con Battista che sguscia via e mette la palla al centro, o meglio la regala a Stagos che blocca senza alcun problema e osserva le condizioni dell'avversario che era rimasto un attimo a terra ed è pronto a rimettere in gioco. Francesco, 39 i minuti, la Nocerina si è un po' abbassata ma di fatto il Fasano non riesce ad essere realmente pericoloso. Sì, la Nocerina quantomeno ha il merito di chiudere tutti gli spazi possibili alla formazione ospite, nel frattempo la sfera è tra i piedi di Chietti, Schiavella all'indietro per Romeo, in avanti per Balde, anticipato in fallo laterale. Nocerina che ha il merito di chiudere tutti gli spazi ma ha il demerito di non farsi vedere più in avanti, come ha fatto quantomeno nei 10 minuti che hanno preceduto il vantaggio rossonero. Ma noi fondamentalmente può anche andare bene così, 39 minuti nel corso del primo tempo, andiamo verso il 40esimo, ancora in avanti pericolosamente Corvino per il Fasano. Corvino nell'area di rigore, supera un avversario, supera De Marino e porta il risultato sull'1-1 con una bella iniziativa personale, superato De Marino questa volta il duello tra il numero 10 del Fasano e il numero 4 rossonero, è stato vinto dal numero 10 del Fasano, quindi quando siamo arrivati al 39esimo minuto e 30 secondi cambia nuovamente il risultato, Fasano 1 Nocerina 1 qui al San Francesco. Corvino, uno dei giocatori più in palla della formazione di Tisci, e la Nocerina dovrà ricominciare tutto da capo, ma c'è bisogno soprattutto di un cambio di mentalità. Avevamo parlato di spazi che si aprivano, ma spazi nel Fasano non se ne sono aperti. Peccato per l'occasione nitida capitata sul destro di Baldé qualche istante fa, è stato colto in fuorigioco l'attaccante rossonero. Ancora una volta il Fasano viene in avanti, recupera il pallone Romeo che poggia all'indietro per Chietti, lancia in avanti per Chietti per il solito generoso Talamo, pallone che è stato recuperato dal Fasano che ora fa valere le sue superiori qualità di palleggio. Sfera che arriva tra i piedi di Ceca, Valerio, un gol, bellissima iniziativa personale di Corvino, ma la Nocerina, che l'abbiamo detto, aveva abbassato troppo il proprio baricentro. Più che altro ha regalato questo gol, Francesco, parliamoci chiaro, perché Corvino ha avuto troppa libertà d'azione, sì è stato bravissimo nel dribbling, non mettiamo in dubbio le sue qualità, però potevano essere decisamente più strette, dovevano essere decisamente più strette le maglie dei difensori rossoneri. È un peccato perché il primo tempo era stato interpretato con l'atteggiamento giusto, la Nocerina oltre al gol aveva costruito almeno altre tre occasioni per andare in rete. Nel frattempo Chietti prova ad avanzare sulla corsia di destra, supera il suo diretto avversario, entra in rigore, Chietti viene messo giù, sembravano esserci onestamente gli estremi per il penalty, decisione che ci lascia piuttosto interdetti onestamente, perché Chietti era riuscito a sbucare alle spalle del suo diretto marcatore e non aveva motivo onestamente per tuffarsi all'interno dell'area di rigore, è stato palesemente ostacolato in maniera irregolare da Di Vittorio, per cui a nostro giudizio c'erano tutti gli estremi per questo penalty. Francesco, Chietti era stato bravissimo, ha trovato semplicemente un arbitro o piazzato male o che non ha voluto vedere bene. Sì, era chiaramente rigore anche per quanto riguarda la mia opinione. Nocerina ancora in avanti, anticipato Talamo dal limite, sul limite dell'area di rigore, recupera il pallone Ambro che si accentra, serve Balde, il suo destro deviato con una
mano larga da parte del Fasano, poi la conclusione del numero 20 Mancino dal limite dell'area viene troppo alta. Per tempo l'arbitro va a lamentarsi con la panchina rossonera che aveva protestato vivamente per questo fallo di mano che mi era sembrato evidente. Non so se il difensore del Fasano fosse all'interno o all'esterno dell'area di rigore del Fasano, però probabilmente c'erano gli estremi quantomeno per una punizione in favore della Nocerino. Ma assolutamente, il tocco di mano è sembrato netto e poi il signor Leotta se n'è andato a prendere con Zavettieri che aveva giustamente protestato per questi due calci di rigore non assegnati. È stato impreciso in entrambe le occasioni onestamente l'arbitro, perché c'erano entrambe le irregolarità, le abbiamo viste in maniera evidente dalla nostra postazione. Prova ancora ad avanzare il Fasano con Di Federico che controlla e spara alle fuori la sua conclusione ad incrociare. Non ha impensierito Stagos che era ben proteso in tuffo ed era comunque sulla traiettoria. Ha alzato il suo baricentro il Fasano, ecco che ora arriva il pressing su Garofalo costretto al lancio in avanti, lancio in avanti che riesce perché Talamo e Balde fanno scambiano molto bene, poi Balde si stava involando, Schiavella lancia per Mancino, Mancino si presenta all'interno dell'area di rigore, Mancino il tiro e cieca, bravissimo a valanga in uscita bassa a negare la gioia del gol a Mancino, è rimasto fermo a terra infortunato il portiere del Fasano. Altra occasionissima per la Nocerina, Francesco, tutto molto bene, Mancino forse poteva alzarla un po' di più, ma non ci sentiamo neppure di scagliare la croce addosso al centrocampista che peraltro si è inserito con i tempi giusti ed è stato bravo a presentarsi a tu per tu col portiere avversario. È stato bravo anche Ceca a negargli la gioia del gol, chiudendo bene, alzandosi, uscendo, chiudendo tutto lo specchio della porta rossonera. Fatto sta che la Nocerina, mentre mancano 40 secondi al termine del tempo regolamentare per quanto riguarda la prima frazione di gioco, ha alzato il proprio baricentro, Nocerina che avesse giocato così anche dopo l'1-0, staremo parlando di un'altra partita. Intanto Chietti dal limite dell'area messo giù da un difensore del Fasano, tutto regolare secondo l'arbitro, pallone scaraventato in avanti in una porzione di campo in cui sta ventando sulla sfera il numero 9 di Federico, ma pallone termina in fallo laterale, sarà la stessa Nocerina a batterlo con De Marino che lascia l'incombenza a Romeo, poi serve con le mani ancora Chietti, guadagna diversi metri la Nocerina con Anchietti, ma l'arbitro decide che va bene così, non c'è nulla da recuperare per quanto riguarda il primo tempo, quindi la prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 1-1, un risultato che potrebbe anche essere corretto per quanto abbiamo visto in campo, ma c'è quel rammarico per una Nocerina che ha prestato il fianco agli avversari dopo che la squadra era andata in vantaggio. Bravo il Fasano a non disunirsi. Nel frattempo io do la linea alla regia per quanto riguarda gli spot, coloro che ci permettono, il giusto e doveroso ringraziamento a coloro che ci permettono di raccontarvi la Nocerina di domenica in domenica, poi vi lascio per le considerazioni tra il primo e il secondo tempo della gara. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio, la trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria, la trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore.
Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a Via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via d'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La radiocronaca di Forza Nocerina. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di ForzaNocerina.it. Siamo qui nell'intervallo con Domenico Pessolano e qui di Forza Nocerina. Alla fine di questo primo tempo Lorenzo Orefice, nostro collega, nostro amico, a cui chiedo un parere su questa prima frazione. Una Nocerina che è partita bene, ha dimostrato nuovamente di essere più a suo agio con le squadre della parte sinistra della classifica. Poi alla fine del primo tempo una delle tante amnesie che ci stiamo trascinando in questo campionato, e il Fasano trova un pareggio che per certi versi, visto l'andazzo della prima frazione, poteva anche non essere tanto meritato. Sì Domenico, buon pomeriggio a tutti. Effettivamente oggi sembra che la classifica si sia capovolta, tant'è che la Nocerina sembra la squadra a ridosso delle primissime posizioni, il Fasano invece è la squadra che milita nei bassi fondi. Abbiamo sprecato troppo, abbiamo sciupato veramente 4-5 palle gol incredibili, trovato il vantaggio anche a supporto di una prestazione effettivamente insomma piuttosto valida. Sono state tra virgolette azzeccate insomma un po' tutte le posizioni in campo. Peccato come sempre per quello svarione, per quella sanguinosa palla persa al centro del campo, che purtroppo al momento ci condanna al pari immeritatamente, molto immeritatamente. Lorenzo, nel secondo tempo questa Nocina deve puntare a vincere, perché il Fasano non è delle sue giornate migliori, ma anche perché la classifica, che poi dopo andremo a vedere, potrebbe davvero essere molto molto diversa e molto più sorridente verso Nocina. Bisogna approfittarne comunque anche con i cambi. Sì, assolutamente sì. Io, come ho detto in settimana in trasmissione, noi dobbiamo fare 7-8 punti fino alla sosta, e quindi arrivare in una condizione ideale, o quantomeno sperare di arrivare in una condizione ideale, per poi ripartire nella seconda fase della stagione. E non è un Fasano effettivamente trascendentale, però mi duole dire, non vorrei pagare però le troppe occasioni che abbiamo sciupate, tante, qualcuna proprio addirittura davanti al portiere. Grazie, grazie mille Lorenzo, e ci risentiamo anche in corso d'opera durante la ripresa. Ed ecco che qui al mio fianco c'è un altro grande compagno di viaggio, ormai settimanalmente ci si sente, ci si confronta, ecco Nello Marmo di In Primia News. Nello, ti giro la domanda di sì. Lorenzo, ma soprattutto ecco, quanto fa male subire l'ennesimo gol a causa comunque dell'ennesima disattenzione difensiva? Questa Nocina proprio non riesce a restare concentrata per tutto l'arco della sfida. Grazie Domenico, io ricambio tutta la stima che tu hai dichiarato nei miei confronti, e soprattutto saluto gli amici che ci stanno ascoltando. Se mi permetti, prima di dire quanto fa male subire un gol così, io dico quanto fa male vedere un San Francesco così. Ancora una volta paghiamo per cose che non ci appartengono, e come fa male vedere questa Nocerina. Ormai gli errori difensivi stanno caratterizzando questa Nocerina, possiamo dire, dalle partite di calcio estivo, se vogliamo proprio andare dietro. Durante le altre 12 partite di campionato non è che non ce ne sono state, ci sono stati errori che hanno penalizzato questa squadra, ma io a questo punto, Domenico, se mi permetti, io non parlerei neanche più forse di errori difensivi. Forse effettivamente o lo è. Questa è la capacità di questa squadra, questa è la capacità di questi giocatori, perché un errore può sempre avvenire durante una gara di calcio, può avvenire anche in Serie A, può avvenire anche in una finale di Champions League, o, rimanendo in tema, in una partita dei mondiali. Però quando certe situazioni si verificano puntualmente ogni sacrosanta domenica, a quel punto qualcosa non va, e forse effettivamente qualcosa non va in questa squadra.
Sì, Nello, resta anche qui con noi perché leggiamo nel frattempo anche i risultati maturati alla fine dei primi 45 minuti su tutti i campi del girone H di Serie D. Ed ecco dunque che il Casarano sta pareggiando 0-0 contro il Nardò, 2-2 tra Francavilla e Cavese, primo tempo scoppiettante in terra lucana, 2-0 del Gladiator a sorpresa sul campo del Gravina, un Gravina sempre più in difficoltà e crediamo a questo punto sempre più penultimo in classifica. Bitonto anche avanti in trasferta contro il Lavello in uno scontro salvezza, anche questa gara molto importante per la classifica che la Nocina dovrà guardare con particolare attenzione. 1-1 tra Nocina e Fasano, 0-0 tra Altamura e Barletta, Brindisi Puteolana, stesso risultato 0-0, poi da segnalare un altro vantaggio in trasferta, il Molfetta è in vantaggio contro il Martina alle 15.30, quindi a momenti inizierà l'ultima gara della giornata che è quella tra Afragolese e Matera. E adesso dunque andiamo a leggere la classifica dove vede nelle prime posizioni tutto invariato, Barletta quindi capolista a 25 punti insieme alla Cavese, Fasano e Nardò appaiati al terzo e al quarto posto a 23 punti, 22 punti invece per il Casarano che chiude quindi la zona playoff, centro classifica occupato dall'Altamura a 21 punti, Brindisi a 20, Gladiator in vantaggio in questo momento a 17 punti, 16 punti anche per il Molfetta, a pari merito col Martina che quindi aggancerebbe teoricamente alla fine di questi primi 45 minuti, 14 punti per la Fragolese, poi Nocerina che in questo momento aggancerebbe fuori dalla zona playout il Matera a 13 punti, ma in virtù degli scontri diretti, dello scontro diretto perso nell'ultima sfida casalinga, ecco, i rossoneri si trovano attualmente ancora in zona playout. E infine abbiamo il Bitonto a 12 punti insieme al Lavello, Francavilla a 10 e poi chiudono la classifica la Puteolana e il Gravina a 8 punti, quindi Puteolana che agguanta il Gravina. Ecco Nello, non è cambiato molto alla fine di questi primi tempi, ma comunque non cambierebbe tanto neanche se la partita finisse così per 1-1, perché la Nocina ha bisogno di una vittoria, ha bisogno di un successo scacciacrisi, perché qui la vittoria manca ormai da un mese. Sì, manca da quella famosa bella partita contro il Brindisi, quindi la Nocinina deve assolutamente invertire il trend dei risultati e perciò con forza la vittoria in questo momento porterebbe la Nocinina in una posizione un poco più tranquilla, ma soprattutto diciamo alzerebbe un po' il morale della squadra. Poi giustamente vedremo cosa succederà la prossima settimana, comunque dei risultati che vuoi o non vuoi non sorridono comunque alla Nocerina. La Cavese vinceva 2-0, poi ha pareggiato 2-2, forse era meglio che questa partita finisse con una vittoria della Cavese, qualche risultato più di parità per quanto riguarda poi le sfide che riguardano la bassa classifica. Comunque c'è tutto un secondo tempo, tutto può succedere, noi guardiamo in casa nostra e speriamo nei 3 punti da conquistare oggi, domenico. Volevo agganciarmi al tuo discorso di prima perché comunque fa male vedere il San Francesco in queste condizioni, un San Francesco desolatamente vuoto, a porte chiuse, stessa sorte probabilmente toccherà per quanto riguarda la trasferta di domenica prossima contro il... Confermo che è già stato dichiarato che anche a Santa Maria Capovedere sarà partita disputata a porte chiuse. Quindi quanto più mi viene a dire, è davvero una situazione complicata per la Nocina che non, in un momento così delicato del campionato, dove la squadra comunque si trova in abissata in zona playout, non può contare sull'apporto del pubblico. Però a questo punto, come ultima domanda, ti chiedo Nello, questa squadra sembra che senza pubblico e senza pressioni sappia comunque esprimersi meglio, perché fuori casa sono arrivati risultati più sorprendenti, vediamo il pareggio di Casarano, vediamo il pareggio di Barletta, ma poi anche l'ultima sfida contro il Nardò terminata 2-2 contro una squadra che in campionato aveva subito solo 3 reti e noi in 90 minuti che ne abbiamo fatte 2, quindi è una Nocina che paradossalmente in una situazione del genere potrebbe anche trarne giovamento. Ma Domenico, vedi che tu eri sicuramente presente, io chiesi proprio a Zavettieri qualche domenica fa qua a San Francesco in sala stampa, chiesi mister, forse questi giocatori non sono adatti alla piazza di Nocera.
chiedi cosa c'entra questo? C'entra perché vederli giocare ora in questo modo senza pubblico, vederli giocare a Barletta senza pubblico, a Casarano senza pubblico, dove abbiamo fatto delle prestazioni veramente diciamo le migliori prestazioni di queste 13 partite, forse effettivamente questi giocatori non riescono a sopportare la pressione del pubblico di Nocera. Quindi forse tutto sommato avevo già intuito io qualcosa qualche domenica fa e stiamo avendo la conferma anche oggi, dove la squadra senza pubblico forse riesce a esprimersi meglio, al di là del pareggio che sta maturando qui a San Francesco. Sì Nello, questo è, diciamo, chiamiamolo aspetto positivo, chiamiamola comunque una buona notizia. Certamente buona, non va così nel calcio, scusami. Buona notizia, non... Assolutamente, perché un calciatore deve saper anche, cioè, affrontare eventuali pressioni che una tifoseria può mettere, pressioni sempre, cioè, voglio dire, dal punto di vista di tifo, non pressioni di un altro genere, dove non ce la conosciamo, è una piazza che ha fame di vittorie, di campionati almeno decenti, dignitosi, va. Sì, Nello, diciamo che la situazione, quello che stiamo vivendo, è molto molto complicata, a partire anche dalla situazione societaria, e quindi siamo in chiusura di questa breve parentesi sull'intervallo e chiudo, diciamo, anche con un pensiero inerente alla situazione, che a tutto ciò che la Nocera sta passando, i suoi tifosi stanno assorbendo in quest'ultimo periodo, in queste ultime settimane. Una società che è andata via, che è letteralmente scappata, è scomparsa, non abbiamo più avuto notizie in pratica dalla proprietà italo-americana, che ha deciso di alzare bandiera bianca, di dire addio a questo progetto a tinte rossonere, a stelle e strisce. Con un semplice comunicato, neanche venendo qui a Nocera e a metterci la faccia e dire le cose come stavano. È stato veramente abbastanza semplice, da tantissimi chilometri, dire ok, vi abbandono, arrivederci e grazie. Ci auguriamo, a questo punto, visto che la parentesi americana deve essere un qualcosa che dobbiamo metterci alle spalle il prima possibile, e vogliamo chiudere comunque con un appello, prima che inizia questo secondo tempo, almeno da parte di chi amministra la Nocerina in questo momento arrivi qualche segnale forte, qualche gesto forte, non so, una conferenza stampa, un appello comunque alla tifoseria. Ci aspettiamo tutti anche una cooperazione importante con la casa comunale, che comunque si sta adoperando da quando sono arrivate le dimissioni, affinché la Nocina trovi un nuovo acquirente. La Nocina non può e non deve assolutamente morire, non può scomparire, questo non vogliamo neanche pensarlo, non vogliamo neanche immaginarlo. Questa è una storia di 112 anni ed è una storia che non dovrà mai finire, perché è la storia di una cittadinanza, è la storia di una città, ed è una storia che deve continuare. Detto questo, io lascio i commenti ai nostri telecronisti Valerio D'Amico e Francesco Bessito, e lascio anche la parola ai nostri sponsor. Grazie a tutti. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti, per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti.
Lo studio dentistico Monalisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. La radiocronaca. Riprendiamo la linea dallo Stadio San Francesco. È cominciato da pochissimi secondi il secondo tempo della gara tra il Fasano di Ivan Tisci e la formazione rossonera allenata da Nunzio Zavettieri. 1-1 il risultato sul quale si è concluso il primo tempo. Non ci sono stati cambi in questa ripresa, non ci sono neanche particolari azioni in questi primi 30 secondi di gara. C'è la Nocerina in possesso della sfera con Capitan Garofalo che serve Schiavella nel centro di centrocampo, cerca di liberarsi di un del suo diretto marcatore. Schiavella recupera la sfera, il Fasano in maniera regolare secondo l'arbitro, era finito a terra il numero 27 rossonero, ma è ora il Fasano a venire in avanti. È stato atterrato il numero 4 Lezzi, il direttore di gara non ha avuto dubbi nell'assegnare un calcio di punizione in favore degli ospiti, che ora potranno beneficiare di un calcio piazzato all'interno della metà campo rossonera. All'interno della metà campo rossonera, sulla sfera c'è il numero 10 Corvino, l'autore del gol del pareggio, che scodellerà al centro. Sta predisponendo la difesa, la barriera Stagos, ma siamo lontanissimi dalla porta difesa dal giovane portiere greco della Nocerina. Il tentativo direttamente in porta, direttamente sul fondo da parte di Corvino, potrà beneficiare di una rimessa dal fondo la Nocerina con Stagos. Romeo sul lato di destra per Bandera, palla in avanti all'indirizzo di Talamo che allunga per Baldè. Baldè ancora per Schiavella, buono il triangolo tra i due. Schiavella per Talamo, Talamo cerca di liberarsi da un avversario anticipato sul più bello in fallo laterale. Si fa vedere subito in modo pericoloso la Nocerina. Fallo laterale in posizione avanzata per i rossoneri, il cross di Garofalo termina sul fondo dopo la deviazione di un calciatore del Fasano. Nuovo calcio d'angolo per la Nocerina al 24esimo del primo tempo, proprio su azione simile è maturato il gol rossonero. Il cross di Garofalo direttamente fuori dall'area di rigore che permette al Fasano di far ripartire la propria manovra. Bravo Mancino a mettere il pallone in fallo laterale, bloccare sul nascere questa iniziativa degli ospiti. Si lotta sui palloni, Chietti di testa, si libera di un avversario, serve in avanti, nessuno però. Bravo Savarese a prendere il possesso della sfera, che è stata allargata sulla destra per il numero 2 del Fasano. Viene ancora in avanti la formazione di Tisci con Lezzi a centrocampo, cerca il tiro, preferisce appoggiare la sfera alla sua sinistra. Ancora Lezzi in possesso del pallone, nuova azione sulla sinistra, c'è Corvino, il suo tentativo a metà tra un cross e un tiro in porta termina direttamente sul fondo. 4 minuti nel corso della ripresa, 1-1 il risultato qui al San Francesco. Nocerina, Balde in avanti per Talamo che cerca di allungare la sfera per Baldè che difetta nel controllo. Il pallone finisce sui piedi di Da Silva che può far ripartire il numero 2, il numero 3 di Vittoria. Cross in avanti verso nessuno, recupera la sfera Romeo, due tempi. Ambro che allarga sull'out di sinistra per Bandera, bravo a tenere il pallone in campo. Pallone per Mancino, ancora Bandera, avanti per Garofalo. Garofalo, il cross al centro è buono per Talamo che recupera, che tenta di gestire questo pallone. Poi serve un pallone d'oro, a Chietti che porta di nuovo in vantaggio la formazione rossonera.
bellissimo l'assist di Talamo per Chietti, aveva difettato il controllo in un primo momento l'attaccante rossonero, poi è stato bravissimo a scorgere con l'occhio sinistro l'inserimento del numero 17 Manuel Chietti, che non si è fatto pregare, tutto solo ha battuto per la seconda volta Cecchi. Risultato cambia di nuovo qui al San Francesco, Nocerina 2 Fasano 1 al quinto minuto, qualche secondo del secondo tempo. Nocerina che si riporta in mano in avanti, Valerio. Sì, ma che gol che ha fatto la Nocerina, Francesco, un gol confezionato da Nicola Talamo con due giocate davvero pregevoli. La prima con lo stop volante sul traversone dalla sinistra di Garofalo, sul quale magari poi non era riuscito a concludere, ma è stato bravissimo a difendere la palla, ad attendere il momento giusto e a premiare l'inserimento di Chietti, che ha sparato alle spalle di Ceca. Davvero un bel gol per una bella Nocerina, onestamente. Se si escludono gli ultimi 10 minuti del primo tempo, la squadra di Zavettieri si sta nettamente facendo preferire rispetto all'avversario, e ora, l'abbiamo detto anche dopo il primo gol, lo ripetiamo anche adesso, non deve fare l'errore di abbassare troppo il suo baricentro alla Nocerina, magari dovrebbe trovare un altro gol per mettere in ghiaccio il risultato, perché sarebbero fondamentali i 3 punti questo pomeriggio allo stadio San Francesco, sia in chiave salvezza e anche, perché no, in chiave trattativa e passaggio di società. Calcio di punizione per il Fasano, battuto da Corvino nel cuore dell'area di rigore, la palla giunge sul secondo palo, c'è un tentativo da parte di Vittorio, strozzata la conclusione che si perde ampiamente al lato. Quindi 6 minuti e 55 secondi, la Nocerina ha trovato il secondo gol grazie a Manuel Chietti. Nocerina che cerca di farsi vedere in avanti con Baldè, anticipato, pallone allontanato, sfera che arriva direttamente tra i piedi di Romeo, che serve ad Ambro. Ambro in avanti, poi ancora Ambro a recuperare il pallone dopo il ritorno del Fasano, ma commesso fallo un calciatore in maglia bianca, punizione in favore degli ospiti. Risultato che qualche istante fa è cambiato nuovamente qui al San Francesco, come potete vedere anche in sovraimpressione. Nocerina 2 Fasano 1 quando siamo all'ottavo minuto della ripresa. Punizione del Fasano affidata come sempre a Corvino, squadellata al centro dell'area di rigore rossonera, libera in qualche modo la difesa e poi si oppone anche al tentativo di cross di Savarese, sfortunata la Nocerina. Un rilancio del Fasano stava per favorire gli avanti della formazione di Tisci, che ora premono sull'alto di destra, ancora con Fasano, c'è un calciatore della Nocerina a terra, si continua a giocare, l'arbitro non ferma, pallone che viene giallo allontanato dopo che Battista si tuffa nell'area di rigore rossa-nera e conquista un giallo per simulazione. Nel frattempo c'è ancora un calciatore rossonero, dovrebbe trattarsi dell'autore del Golchietti, no? Credo sia di Iniz, Francesco, che ha probabilmente sì, è il numero 23 di Iniz, che ha problemi, ha accusato un colpo a fianco. No, ma... è stato colpito nelle parti nobili, credo, da una pallonata ed è rimasto giù. Non si dovrebbe trattare di nulla di grave, infatti è così, avevo visto bene, si tocca proprio insomma dove è stato colpito, lì dove non batte il sole. Povero Diniz, io avevo la visuale coperta per quella porzione di campo, ho visto solo il nostro calciatore a terra. Sì, ripartirà con un calcio di punizione in favore della Nocerina. Nel frattempo è uscito il numero 8 Diaz per il Fasano, è entrato il numero 19 Gomez. Primo cambio dell'incontro lo ha effettuato Ivan Tisci, grande calciatore Ivan Tisci, fantasista di prima fascia nella Serie C e anche nelle categorie superiori qualche anno fa. Stagos lancia lungo il pallone dalle parti di Nicola Talamo, che cerca di innescare il contropiede di Mancino, ma è il Fasano a rimettere il pallone in avanti, un pallone innocuo che stava per favorire l'ingresso in area di Corvino. Brava la Nocerina ad allontanare il pericolo, palla in avanti scodellata dalle parti di Baldè,
anticipato il colored rosso nero, si lotta a centrocampo. Il nuovo entrato fa valere i suoi centimetri, in avanti ancora il Fasano sul lato di destra con il numero 7 Battista, che tende a un'improbabile conclusione al volo da posizione molto molto difficile. Palla che termina alta, in frattempo si scaldano diversi elementi della panchina rossonera, sembra pronto all'ingresso Scaringella. Probabilmente gli lascerà spazio qualche attaccante rossonero stremato. Talamo cerca di superare un avversario che lo anticipa, mettendo il pallone in fallo laterale. Siamo qualche metro oltre la linea del centrocampo. Sull'auto di sinistra, per quanto riguarda la manovra rossonera, pallone scodellato in avanti da Garofalo con le mani, proprio all'indirizzo di Talamo. Dovrebbe essere Basanisi a entrare per la Nocerina. Ancora un fallo laterale per la formazione di Zavettieri. Buono il colpo di tacco di Talamo per Diniz, che in aria guadagna un calcio d'angolo dopo l'opposizione di un difensore del Fasano. Sul punto di battuta alla destra della porta difesa da Ceca, ma ancora una volta Garofalo. 12 minuti nel corso della ripresa, Nocerina 2 Fasano 1, il cross di Garofalo anticipato, calciatore rossonero dalla difesa del Fasano. Può ripartire la manovra di contropiede degli ospiti con il neo entrato Gomez, viene messo giù da Schiavella che regala un calcio di punizione agli ospiti e guadagna un meritato cartellino giallo. Nel frattempo tutto è pronto per la prima sostituzione anche in casa rossonera, sarà Basanisi a entrare, vediamo presto al posto di chi. Cosa pensi dell'assistito? Numero 8 Basanisi gli lascia il campo Schiavella, calciatore classe 2003. C'è un altro 2003 in campo per la Nocerina, si tratta di Bandera Diniz. Erano 5 gli under con cui la Nocerina ha iniziato questa gara. Inserisce Fosforo ed esperienza a centrocampo Zavettieri, ce ne sarà bisogno, perché abbiamo visto che nel primo tempo, se c'è stato un difetto di questa squadra, è stato non saper gestire il vantaggio appena arrivato. Naturalmente merito anche al Fasano, di una formazione di assoluto rispetto che veleggia nelle zone altissime della graduatoria. Punizione da distanza siderale. Battista al cross al centro dell'area, libera in qualche modo la difesa della Nocerina, perfezionare l'allontanamento della sfera. Buona questa iniziativa della squadra rossonera, tutto da sotterra. Talamo si porta verso il limite dell'area, Talamo cede la sfera a Mancino, il tiro, anzi era Basanisi, il tiro verso la porta è deviato direttamente in calcio d'angolo. Buona questa ripartenza rossonera. E subito ha fatto sentire il suo impatto sulla partita. Numero 8 Basanisi, calcio d'angolo che sarà battuto alla sinistra questa volta della porta difesa da numero 1 del Fasano Ceca. Come sempre sul punto di battuta c'è il capitano rossonero Agostino Garofalo, lungolo di uomini sul primo palo. Il cross di Garofalo allontana la sfera, la difesa del Fasano, Basanisi, il suo tentativo, poi Palte! Le reti della Nocerina di testa sul cross di Ambro, la Nocerina porta a 3 le sue marcature e si fa difficile per la squadra ospite, e speriamo che la Nocerina possa portare avanti questa partita in questo modo. È importante guadagnare il Repulli, si è elevato la maglia al Valdè, ora si becca meritato giallo da parte dell'arbitro, felicissimo per questo gol il numero 97 rossonero, che porta a 5 le sue marcature in questa stagione, sarebbero 4 perché effettivamente il secondo gol di Nardò è stato nettamente un autogol da parte della
difesa della squadra di casa, ma poco importa, Valdè ha trovato un meritato gol, appoggio molto facile di testa alle spalle della portiere cieca. Tanto c'è un'altra sostituzione tra le fila dei padroni di casa, esce il numero 9 tra le fila degli ospiti, esce il numero 9 Di Federico, entra con il numero 20 Acosta. E Tisci ha bisogno di inserire calciatori offensivi per tentare di riequilibrare questa gara. Valerio, avevamo detto che il difetto della Nocerina nel primo tempo era stato quello di arretrare troppo il proprio baricentro. Questa volta ha continuato a spingere e ha trovato addirittura il doppio vantaggio. Meritatissimo, Francesco, assolutamente il terzo gol per la Nocerina, soprattutto per la mole di occasioni da gol prodotte nel corso del primo tempo. Da segnalare l'ottima prestazione di Nicola Talamo per i rossoneri, Talamo che si sta mettendo in evidenza fino a questo momento in fase di rifinitura, perché no, ci aspettiamo magari un sigillo anche da parte sua. Nel frattempo è entrato Basanisi, come dicevi tu, a dare un po' più di peso al centrocampo. Basanisi che ha accusato qualche problemino fisico in settimana, non aveva i 90 minuti, per questo motivo non è stato impiegato dal primo minuto, ma direi che Schiavella non lo ha fatto rimpiangere. Il numero 27 si è disimpegnato piuttosto egregiamente. Nel frattempo prova il Fasano a venire in avanti, ma l'opposizione della Nocerina è decisamente più arcigna rispetto all'attacco avversario. Rossoneri che fanno sparire la palla alla propria metà campo, il lancio di Garofalo per Talamo che tocca ancora per Balde, prova il numero 97 a farsi spazio, alla fine commette fallo, deve stare attento, soprattutto deve stare calmo Balde, che è stato ammonito in occasione del gol per aver tolto la maglietta. Sono tre i calciatori ammoniti, De Marino, Schiavella e Balde. Schiavella che però è stato sostituito e quindi di fatto non pesa sulla condotta della compagine rossonera. Avanza Gomez Forbes per il Fasano, Garofalo fa buona guardia, Ambro anche lui positivo rispetto alle ultime apparizioni un po' deludenti, conquista un prezioso fallo laterale che fa respirare un po' la squadra di mister Zavettieri, non che il Fasano stia arrembando dalle parti di Stagos, per carità, però è opportuno rifiatare un po' con Agostino Garofalo, rimette in gioco la sfera con le mani, colpo di testa di Gomez Forbes, ancora palla in fallo laterale, ancora affidata al capitano rossonero che cerca la sponda aerea di Talamo. Talamo lotta con Di Vittorio che gli sporca la sfera in fallo laterale, anzi si trattava del numero 5 Aprile che ha spedito in fallo laterale. E così Garofalo batte per la terza volta di fila con le mani, credo che si affidi ancora una volta ad una rimessa lunga, lo fa verso Mancino controlla e poi con la collaborazione di Iniz prova a sfondare, fa buona guardia ancora una volta Aprile che spara in avanti alla ricerca di Corvino che viene contenuto in maniera regolare da Chietti. Ambro si libera, 1-2 con Talamo, ancora Ambro, Mancino forse è finito in fuori gioco, ma il tocco di Ambro è decisamente sbagliato, troppo timido, e quindi riparte, o meglio ci prova il Fasano, ma Garofalo chiude tutto e far ripartire Nicola Talamo. Prova una giocata un po' troppo di fino Talamo, Gomez Forbes recupera palla e la offre a Battista che prova ad allargare per Corvino, l'autore del gol del momentaneo 1-1, non raggiunge la sfera e la Nocerina può ripartire con un nuovo possesso palla quando siamo giunti al minuto numero 19. 3-1 il risultato qui al San Francesco in virtù delle reti di De Marino, Talamo, di De Marino, Chietti e Baldè. Talamo è stato l'autore dell'assist che ha portato al raddoppio rossonero. Una bella 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 partita da parte della Nocerina, noi non possiamo dire niente alla formazione rossonera che sta davvero meritando il doppio vantaggio e deve avere anche la costanza di andare avanti e non abbassare il proprio baricentro, perché le partite si chiudono al 90esimo, mai mai prima. Sì, assolutamente, calcio di punizione per il Fasano,
Corvino che si occupa della battuta nella tre quarti campo avversaria. Il numero 10 alza il braccio probabilmente per richiamare uno schema, la palla piova nell'area di rigore, Romeo tocca di testa, poi riesce a mettere fuori ma sui piedi del numero 7 Battista, la cui, il cui tentativo si perde ampiamente al lato, quindi nulla di importante da segnalare per quanto riguarda il Fasano. E Nocerina che rimette in gioco la palla con i piedi con il suo portiere Stagos, che allarga sulla corsia mancina per Garofalo, davanti per Mancino, altro calciatore assolutamente positivo dei rossoneri. Mancino tocca in avanti per Balde, che è bravo a conquistare una rimessa laterale. I minuti sul nostro cronometro sono 20, i secondi sono 35, la Nocerina è in vantaggio per 3-1. Andiamo a riepilogare le marcature: al 24esimo De Marino, poi al 40esimo il momentaneo pareggio di Corvino, nel secondo tempo i sigilli di Chietti al 5° e di Baldé al 15°. Ancora in avanti il Fasano, fa buona guardia Ambro che riesce ad allontanare la sfera dai piedi degli avversari, può ripartire la Nocerina con Mancino che supera la linea di centrocampo. Mancino davanti a sé tre avversari, preferisce allargare sulla sinistra per Bandera Diniz, il cross di Bandera Diniz dove non ci sono giocatori in maglia bianca, rincorre la sfera allontanata dalla difesa del Fasano Basanissima, è più veloce di lui Corvino e recupera il pallone, serve per Calabria, può gestire il pallone ora la formazione di Vantisci con Savarese sulla destra, cerca di allargare il gioco ancora una volta verso Corvino, difettoso l'intervento di testa di Chietti, Corvino al limite dell'area di rigore rossonera sul lato corto che ne contraddistingue l'out di sinistra, guadagna un angolo, uno dei rari angoli della formazione ospite, il primo angolo della formazione ospite. Sul punto di battuta c'è lo stesso numero 10 del Fasano, tutta la Nocerina all'interno della propria area di rigore a difendere il doppio vantaggio, parte il cross sul primo palo, allontana Chietti di piede, recupera il pallone Lezzi, fa scivolare sulla destra verso Di Vittorio, Di Vittorio allarga ancora il gioco verso Corvino, libera in qualche modo la difesa della Nocerina, ma è ancora il Fasano in possesso della sfera, ancora con Corvino che supera un avversario, la sua conclusione a rete deviata da un calciatore dei maglia bianca, permette alla formazione di Vantisci di guadagnare il secondo calcio d'angolo di giornata. Stesso punto di qualche istante fa, siamo alla destra della porta difesa da Stagos, c'è ancora Corvino sul punto di battuta, ancora sul primo cavallo, ancora una volta allontana il pallone Chietti, rimessa bassa, sfera verso il centro dell'area di rigore rossonera, allontana tutto Garofalo, ma sono ancora gli ospiti in possesso del pallone con Calabria, il suo cross favorisce, favorisce Corvino, ancora conclusione da parte del numero 10 del Fasano, ribattuto dalla difesa rossonera, poi è Basanisi a perfezionare il disimpegno, Balde viene messo giù, battuta velocemente la punizione da parte della Nocerina, pallone scodellato in avanti verso Talamo, è costretto a uscire il portiere Ceca per allontanare il pallone, lottano a centrocampo Gomez e Mancino, fallo di quest'ultimo, punizione in favore degli ospiti, battuta velocemente dalla formazione di Tisci che ora viene in avanti sull'auto di sinistra, di destra con Savarese, Savarese per Gomez, Gomez per Paolo da Silva, sulla sinistra per Di Vittorio, il cross trova la testa di Acosta piazzato al centro dell'area di rigore rossonera, ma la deviazione del numero 20 del Fasano è troppo alta. Nocerina che sta subendo negli ultimi minuti l'iniziativa degli ospiti, rimessa battuta bassa dalla Nocerina, pallone squadellato in avanti che trova l'iniziativa di Gomez che cerca di servire Corvino, capisce tutto Romeo, lottano a centrocampo Baldé e Paolo da Silva, alla meglio il difensore del Fasano, la squadra di Tisci ora può venire ancora una volta in avanti, Savarese il suo cross a cercare la testa di Acosta, libera la difesa della Nocerina che ora viene in avanti con Basanisi che cerca di guadagnare metri, cerca di aspettare la squadra per farla salire, viene messa giù da Calabria, calcio di punizione in favore della formazione rossonera. Sul punto di battuta si porta Agostino Galofaro, siamo nella metà campo della Nocerina, molto defilati sull'out di sinistra.
Sagos cerca di dribblare un avversario, poi viene messo giù. No, sei stato un coglione che l'hai viene fatto messo giù un calciatore del Fasano. Dobbiamo ricostruire questa azione perché è stato assegnato un calcio di rigore ed è stato espulso De Marino per un errore clamoroso di l'espulsione forse di Romeo? No Francesco, allora innanzitutto sicuro non è stato espulso, è stato espulso Ambro, è stato espulso il numero 6 Ambro, ma onestamente perché ha commesso fallo Ambro? Fai segnare il tuo avversario e resta in 11. Allora, ricapitoliamo l'azione. Il pallone è arrivato sullo spigolo destro dell'area di rigore della Nocerina. Stagos per qualche motivo strano era lì. Non è riuscito a trovare l'impatto con il pallone e si è fatto dribblare dal calciatore del Fasano che si è trovato a porta vuota, invece di tirare ha preferito servire un compagno che si è involato verso la porta rossonera a pochi centimetri dalla linea di porta. Ambro ha vistosamente atterrato il calciatore del Fasano, l'arbitro non ha potuto fare altro che assegnare un calcio di rigore al Fasano ed espellere il numero 6 rossonero, rosso diretto, altra tegola per la Nocerina, una partita che era sotto il controllo rossonero. Nel frattempo piove sul bagnato per la Nocerina, sembra che abbia accusato un colpo il portiere Stagos, si è già alzato Caliendo per sostituire il compagno di reparto, il gioco è fermo perché è ancora fermo, è ancora a terra. Stagos si rialza in questo momento, il numero 22 rossonero, sembra intenzionato a riprendere la sua postazione tra i pali rossoneri. Vediamo cosa riuscirà a fare. Sembra dolorante il portiere greco, ma che cosa gli è venuto in mente, cosa hai fatto Stagos, c'è stata un'arma in più di questa Nocerina in tantissime occasioni. L'arbitro gli facendo di recuperare la posizione tra i pali, dovrebbe farcela a continuare Stagos. Nocerina che è riuscita a complicarsi la vita in tutti i modi, restando in 10 uomini per questi ultimi 18 minuti di gara, col rischio di vedere accorciato il suo vantaggio. Contro Stagos c'è Corvino, numero 10, che ha già segnato nel corso del primo tempo. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di rigore. Stagos è immobile, parte la rincorsa di Corvino, il tiro, intuisce Stagos, ma non blocca, accorcia le distanze il Fasano, l'abbiamo detto, le partite sono imprevedibili, non si chiudono tanto facilmente neanche quando sei in vantaggio di 2 gol. Ma cosa ha combinato Stagos? Francesco, purtroppo Stagos è stato l'uomo in più della Nocerina in tante occasioni, l'hai detto giustamente tu, stavolta ha regalato di fatto questo rigore, o comunque ha regalato la palla e l'occasione al Fasano per presentarsi al tiro. Poi Ambro ha deciso, ha valutato di far fallo in quella occasione e ora la Nocerina si ritrova sopra solo di un gol, ma con un uomo in meno, quindi diventa un po' più dura per la squadra di Zavettieri. Vediamo se il tecnico calabrese correrà i ripari a centrocampo, perché è stato espulso appunto un centrocampista. Vediamo Talamo che in questo momento sta agendo un po' più indietro, ha arretrato la sua posizione, Balde è rimasta l'unica punta. Vediamo se si andrà avanti così o se magari entrerà un centrocampista di ruolo o magari un difensore al posto di Talamo. Ricordiamo che in panchina ci sono, oltre al secondo portiere Caliendo, Menichini, Scaringella, Valentini, Gaudino, Sirico, Dorato e Amarante, non c'è troppa scelta onestamente, quindi dovranno credo sacrificarsi i calciatori che sono in campo in questo momento. Nocerina che guadagna, rimane in possesso palla, Basanisi allarga sulla sinistra per Diniz, è importante breccare Diniz in avanti per Talamo al centro per Balde prova a controllare la palla ma non ci riesce. Talamo riesce però ancora a venire in possesso della sfera, Balde era in fuorigioco, secondo l'assistente si è... viene attaccato in maniera
clamorosa a Balde, atterrato in maniera clamorosa a Balde, è stato addirittura ravvisato un fallo in attacco da parte dell'attaccante in maglia numero 97, terza scelta clamorosamente scellerata da parte della terna arbitrale ai danni della Nocerina. Ora viene in avanti il Fasano, ancora con Corvino, il tiro, la parata di Stagos che prova in qualche modo a rimediarsi, ma si fa tremendamente difficile questo finale per la Nocerina. Poi se si mette anche l'arbitro, Stagos non è perfetto e fortunatamente il numero 20 Acosta sbaglia a tu per tu con Stagos. Per la verità era tutto fermo. Ora l'arbitro si avvicina alla panchina della Nocerina e ammonisce Zavetti. Una condotta di gara semplicemente scandalosa da parte del direttore di gara, il signor Leotta, che rischia di diventare, anzi è il peggiore in campo dei 23 che stanno calpestando il rettangolo verde del San Francesco, in questo momento 22, visto che la Nocerina è in 10 uomini. Balde è stato letteralmente affossato nell'area di rigore e non riusciamo a capire per quale motivo non sia stata assegnata la massima punizione. Mi sento di dire che è il terzo rigore che manca alla Nocerina, Francesco. E così, è il terzo rigore che manca alla Nocerina. L'arbitro è stato frettoloso anche quando ha espulso Ambro. Di solito si cerca di non sfavorire la formazione che ha subito un rigore, magari ci poteva essere la munizione del calciatore rossonero, si cerca di non dare la doppia punizione, invece non ha avuto esitazioni a cacciare il cartellino rosso, una decisione che possiamo anche considerare giusta, per carità, però è rigore tutta la vita anche su Baldè dall'altro lato. E chissà, un rigore avrebbe cambiato di nuovo le sorti di questa gara. Invece ci sarà da soffrire fino all'ultimo. D'Alamo dal limite dell'area all'indietro per Basanisi allarga sulla destra per Chietti, sbagliato la misura del suo passaggio che fa ripartire il contropiede della formazione pugliese. Il cross al centro direttamente tra le braccia di Stagos, che è stato bravo a chiudere la porta rossonera in due occasioni. Sulla seconda ha calciato clamorosamente al lato, praticamente tutto solo davanti alla porta Acosta, era anche in posizione di fuorigioco il numero 20 del Fasano, ma cosa si è mangiato la formazione di Tisci. Intanto la Nocerina ci sta mettendo il cuore, si fa vedere in avanti. D'Alamo recupera un pallone a centrocampo dove si lotta, ci sono tanti calciatori in questa maglia strana, dai colori strani del Fasano, che può ripartire sul lato di sinistra con Corvino supera un altro, allarga il gioco sulla destra per Savarese, il cross di Savarese dove ci sono tanti calciatori ospiti, si oppone Chietti alla conclusione di Calabria con la schiena, poi ancora Chietti generosamente sul pallone all'altezza del fallo della bandierina del calcio d'angolo, riesce a servire in qualche modo per Baldè, bravo Baldè ad allargare il gioco per Diniz. Ci sta mettendo il cuore come ce lo sta mettendo D'Alamo, fermato da lì. Mette fallo D'Alamo secondo l'arbitro, fallo che ha visto esclusivamente lui, ha scatenato le ire dei pochissimi tifosi rossoneri presenti quest'oggi in tribuna, per più che altro dirigenti della formazione rossonera, dimissionari e non della formazione rossonera. Ancora in avanti il Fasano quando mancano 12 minuti alla fine di questa gara, sarà lunghissimo poi il recupero. Lezzi allarga sulla sinistra per un calciatore che serve il pallone a Corvino per Di Vittorio, il cross al centro, libera Garofalo, recupera il pallone Gomez sull'out di destra, questa volta davanti a sé Bandera, preferisce appoggiare all'indietro per Savarese, ancora un cross del Fasano. Basanisi riesce a uscire alla piede dall'area di rigore, stato messo giù Baldè, chiede il fallo Basanisi, viene sottratto il pallone. È meglio che guardi e pensi al campo Basanisi, la Nocerina però è tutta racchiusa in 20 metri. Questa gara in 9 uomini per una
decisione sulla quale l'arbitro poteva sì assegnare un calcio di punizione al Fasano, ma la munizione sembra non stare né in cielo né in terra. Francesco, per la verità parliamo da tifosi, perché Balde ha commesso un'ingenuità clamorosa, era inutile sbracciare in questo caso, francamente, visto che l'arbitro sta utilizzando un metro un po' particolare, poteva evitare di sbracciare, e ora la Nocerina è in 9, ora diventa dura, sta per entrare Scaringella, vediamo se uscirà Talamo, si prepara un cambio anche per il Fasano, ora saranno decisivi evidentemente gli ingressi dalla panchina. Come distruggere una partita che sembrava incanalata bene per quanto riguarda la Nocerina? Certo, Balde ha pagato eccessivamente, non tanto la foga di questo secondo intervento, ma l'ingenuità di togliersi la maglia in maniera del tutto inutile davanti a uno stadio vuoto. E l'occasione che ha portato al terzo gol della Nocerina. Perché togliersi la maglia e prendersi un cartellino giallo quando non c'è neanche nessuno con cui esultare? Nel frattempo arriva la sostituzione per la Nocerina. Sembra che a lasciare il campo sarà Mancini. Probabilmente no, perché Mancino è un 2001, vediamo chi sarà il calciatore a entrare in campo. Perde qualche minuto, qualche secondo la Nocerina con questa sostituzione che non verrà più effettuata. È stato un modo per perdere qualche secondo, speriamo che si riveli preziosa questa decisione della panchina. Io sono sempre contrario a queste perdite di tempo, anche così palesi, anche perché l'arbitro poi recupera tutto, nel frattempo sembra pronta e questa volta verrà effettuata una sostituzione anche tra le fila del Fasano. Intanto il cross al centro dell'area di rigore della formazione di Tisci, prova i guanti di Stagos, che peccato, nella occasione che ha regalato il 3-2 al Fasano e ha portato di fatto alla prima espulsione della Nocerina. Intanto Talamo dalle parti di Ceca, vive dell'area, altissimo, altissimo, altissimo Geno Talamo, che poteva servire Mancino che era piazzato meglio di lui. Tanto si arriva alla nuova sostituzione per il Fasano, sta per entrare in campo il numero 17 Maldonado, esce il numero 3 di Vittorio. Tutto fermo invece in casa Nocerina. Anzi, sembra che sia pronta anche la sostituzione in casa rossonera. Formazione che in 9 uomini per le espulsioni di Ambro e di Balde nel corso della ripresa. Riprende il gioco con questa rimessa dal fondo da parte della formazione del Fasano, che si fa vedere in avanti sul lato di destra con Battista per Lezzi. Serve il pallone a Calabria, che fa girare il pallone sulla sinistra dove c'è Gomez. Il tentativo di cross basso allontanato per un attimo dalla difesa rossonera, ma ancora il Fasano in avanti, ancora la difesa rossonera che libera questa volta di testa Basanisi. Non ci sono tanto i calciatori in maglia bianca, poca possibilità di manovra. La Nocerina, bravissimo Bandeira a sradicare il pallone dai piedi di un avversario, si deve soffrire ancora per 6 minuti più un recupero che sarà lungo. Nocerina che non può fare altro che chiudersi estremamente in questi ultimi minuti, sta per inserire, credo, Scaringella, Zavettieri, nella speranza. Nel frattempo un colpo di testa di un calciatore del Fasano trova l'opposizione diretta e senza particolari difficoltà da parte di Stagos.
5 minuti più recupero al termine della gara qui a San Francesco. Nocerina 3, Fasano 2, Nocerina in 9 uomini in questo finale di gara. Fa Talamo tutto solo a gestire il peso dell'attacco rossonero. Serve per Garofalo, inesauribile come sempre il capitano rossonero, che si imbolla sul lato di sinistra, recupera un pallone, poi non riesce a trattenere la sfera in campo. Applausi per Garofalo, che in quanto impegno non fa mancare mai il supporto alla causa rossonera. Nel frattempo nuova sostituzione per la Nocerina, esce il numero 7 Nicola Tala, entra il numero 9 Scaringella, forze fresche per quello che dovrebbe essere una sorta di attacco nella formazione rossonera. Applausi per Taramo. Ci sono voci che questa potrebbe essere l'ultima partita in rossonero per lui, non sappiamo se la finestra di mercato lo vedrà tra i partenti, ne sapremo di più la settimana prossima. Ma ora c'è da difendere con le unghie e con i denti, poche unghie e pochi denti, perché la Nocerina è in 9 uomini. Questo vantaggio qui al San Francesco, Nocerina che sta davanti per 3-1, poi 2 ingenuità, 3 ingenuità hanno portato il risultato sul 3-2 grazie alla doppietta messa a segno da Corvino per il Fasano, che ha portato la Nocerina a dover giocare in 9 uomini questi ultimi 3 minuti e mezzo più recupero qui a San Francesco. In avanti ancora il Fasano sul lato di sinistra, Corvino in possesso della sfera, preferisce appoggiare a un calcio dal limite dell'area, il tentativo di girarsi dal limite porta la sfera a Savarese, il suo cross, l'out di destra del lato corto della area di rigore rossonera, viene allontanato in fallo laterale, battuto velocemente dalla formazione ospite, che ora è pericolosamente nell'area di rigore rossonera. Bandiera d'Iris allontana in qualche modo, rimettendo il pallone ancora una volta in fallo laterale, sempre battuto dalle mani di Savarese. Lezzi, il suo cross al centro dalle parti di Gomez, allontanato ancora una volta ma non tanto dalla difesa rossonera. Corvino in possesso del pallone, Lezzi al limite dell'area, serve Calabria, Calabria cerca di giocare palla a terra, poi il suo tentativo dal limite dell'area, fortunatamente per la Nocerina si perde alto. Nocerina che farà di tutto per perdere qualche istante, ma non si può permettere una cosa del genere. Stagos, che è diffidato, dovesse perdere tempo e guadagnare un'ammunizione, la Nocerina dovrà rinunciare anche a lui nella prossima gara, quella di Santa Maria Capovetere, fra 7 giorni. Pronto anche l'ingresso in campo di Dorato quando Stagos si porta al rinvio, rinvio fermato dal vento, arriva dalle parti di Bandiera Dins, Scaringella neo entrato nella formazione rossonera per Basanisi, sporcato il suo tentativo di servire Bandiera Dins, si trasforma però in un fallo laterale che permette alla Nocerina di rifiatare per 4-5 secondi. Scaringella di testa non riesce a servire il numero 23, devo sottolineare la prova di Bandiera Dins, la migliore da quando è qui a Nocera, sta spendendo tantissimo come tutti i calciatori in maglia bianca, fermato in maniera irregolare un calciatore del Fasano sul lato di destra, si ripartirà con un calcio di punizione non lontano dal vertice sinistro, dal vertice destro dell'area di rigore della Nocerina. C'è da soffrire, sono in piedi i pochi tifosi rossoneri presenti qui allo stadio San Francesco. Nel frattempo c'è una nuova sostituzione in casa Nocerina, entra il numero 2 Minichino che darà manforte alla difesa rossonera, esce Mancino, se la prende comoda Gaetano Mancino. Nel frattempo mancano 30 secondi al termine del tempo regolamentare, ci aspettiamo che il recupero sarà lunghissimo, anche perché l'arbitro invita Mancino ad accelerare i tempi della sua uscita dal campo. Nel frattempo il Fasano è concentrato per battere questo calcio di punizione. Nocerina che deve stringere i denti,
e deve lottare contro 12 uomini in campo, perché l'arbitraggio si è rivelato, non voglio dire scandaloso, ma assolutamente inadeguato per tutto quello che abbiamo visto durante il corso di questi 90 minuti che sono scaduti da 10 secondi. Non è stata ancora indicata l'entità del recupero, avverrà da qui a qualche istante. Ha detto al tabellone della Nocerina, aspetta indicazioni probabilmente. Tanto tutto è pronto, sono 5 i minuti di recupero, la deviazione della difesa rossonera, della punizione battuta dal Fasano, porta gli ospiti a conquistare un altro calcio d'angolo, ancora Corvino sul punto di battuta, questa volta siamo alla sinistra della porta difesa da Stagos. Sono passati i primi 50 secondi di questo recupero, Corvino, il suo cross al centro, allontana di testa per un istante la difesa rossonera, poi un missile sparato dal limite dell'area di rigore, viene ribattuto ancora una volta dalla difesa, viene atterrato un calciatore della Nocerina, arriva un cartellino giallo anche all'indirizzo 17. Del numero 17 Maldonado del Fasano. E a terra Chietti. Sì Francesco, è un calcio di punizione che vale oro, ti faccio rifiatare un attimo, ti sento leggermente in difficoltà, è una partita che non vuole finire proprio mai e ora ci sarà da soffrire, 300 secondi di sofferenza, di sofferenza per noi che siamo qui, una sofferenza che onestamente mai ci aspettavamo. Nel frattempo si alza un altro cartellino giallo, probabilmente all'indirizzo di Corvino, che ha allontanato la palla, è tempo che va via, positivo per la Nocerina, ammonito anche Corvino. Stagos va a rilanciare all'indirizzo di Scaringella, che è da solo contro tutti i difensori del Fasano, la palla schizza buona per un calciatore della Nocerina, credo si tratti del neoentrato Dorato, che è fresco e va verso la bandierina, no? Si trattava invece del numero 17 Chietti. Garofalo, toccano in avanti i calciatori del Fasano, la Nocerina prova a tenere la palla, Basani si alza un campanile, la palla schizza però buona per l'ultimo arrivato Acosta, che viene murato in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, scorre il cronometro, 47 minuti e 30 secondi, si giocherà ancora per 3 minuti, rimessa laterale battuta all'indietro verso il numero 4 Lizzi, sono ovviamente saltati tutti gli schemi, il Fasano è tutto riversato nella tre quarti campo avversaria, non potrebbe essere altrimenti, avanza la formazione in maglia blu con un traversone in aria del numero 17 che si perde oltre la linea del fondo, non hanno valutato bene i calciatori della Nocerina, perché si tratta di calcio d'angolo, il terzo tiro dalla bandierina per il Fasano, va il solito Corvino a battere e i calciatori pugliesi sono quasi tutti all'interno dei 16 metri avversari, c'è anche Ceca con i piedi nella metà campo della Nocerina, parte la parabola di Corvino, mette fuori Garofalo, ancora sui piedi di Corvino che può riproporre il traversone con il destro, lo fa all'interno dell'area di rigore, colpo di testa e la palla termina fuori, la palla termina fuori, si può respirare perché Stagos dovrà rimettere in gioco con l'obiettivo di non farsi ammonito, perché è diffidato e sarebbe un colpo perdere anche Stagos per la prossima gara con il Gladiator. Il portiere greco recupera la palla, la posiziona e si affretta a rinviare, 48 minuti 46 secondi, viviamo insieme quest'ultimo minuto e mezzo. Ultimo minuto e mezzo che non passerà mai, caro Valerio. Nocerina che va al rinvio veloce, palla sulla testa di Scaringella, termina direttamente in fallo laterale, ultimi 60 secondi qui al San Francesco, salvo ulteriore recupero, Savarese preferisce appoggiare all'indietro per Ceca, che è costretto a rinviare velocemente a causa del ritorno di Scaringella, poi il rinvio di Garofalo, prova Scaringella che vistosamente in fuorigioco non si disinteressa della palla, ma la calcia all'indirizzo della porta, fermato per un fuorigioco evidentissimo che permette alla Nocerina di guadagnare qualche altro secondo, 30 alla fine dell'incontro, riparte la manovra del Fasano, lancio lungo all'interno dell'area di rigore rossonera, pallone che va verso l'alto di sinistra, tutto solo Paolo da Silva, cade all'interno dell'area, l'arbitro non finisce il numero 6 per simulazione, Nocerina che cerca di guadagnare
qualche secondo uscendo dall'area di rigore con tutti gli uomini a disposizione. Bravo Basanizzi, subisce fallo. Contro 12 uomini in campo, non contro 11, con un arbitraggio che si è rivelato scandaloso, ma la Nocerina ci ha messo il cuore una volta tanto, questa squadra ci ha messo tanto cuore e ha conquistato 3 punti importantissimi. Sarà dura, durissima in quella di Santa Maria Capua Vetere fra 7 giorni, ma non ci interessa, perché la Nocerina ha portato nella sua cascina 3 punti fondamentali per il prosieguo del campionato che dovrà avvenire necessariamente con una nuova dirigenza quanto prima possibile. Si danno per fatte delle trattative, ma noi interessa che la squadra vada avanti e si salvi, porti a termine questa stagione, e lo deve fare con prestazioni come questa, Valerio. Assolutamente sì Francesco, questa è stata una cartolina da consegnare all'eventuale cordata che subentrerà al posto della società attuale, perché è stata una prestazione coriacea, è stata una prestazione positiva anche dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto molti calciatori al di sopra della media questo pomeriggio contro il Fasano, una Nocerina che ha vinto anche contro l'arbitro, perché lo possiamo dire senza timore di smentita, l'arbitraggio del signor Leotta di Acireale è stato semplicemente vergognoso. Ha mancato 3 rigori alla Nocerina, ha combinato 2 espulsioni, una giustissima per l'amor di Dio su Ambra, la seconda per carità, Balde è stato ingenuo, però vista la situazione si poteva tranquillamente sorvolare, ma indipendentemente da tutto i contatti mezzi e mezzi tutti fischiati a favore del Fasano. Si dice che in Serie D gli arbitraggi sono casalinghi, beh qui secondo l'arbitro c'era il Fasano a giocare in casa e non la Nocerina, ma nonostante questo e nonostante tutto la squadra ha vinto, ha portato a casa 3 punti fondamentali per proseguire verso l'obiettivo che resta quello della salvezza ovviamente, e ora bisogna vedere cosa succederà, perché la partita più importante, come stiamo scrivendo da un po' di tempo, la si sta giocando all'esterno del campo, la sta giocando l'amministrazione comunale, la sta giocando nel frattempo vediamo che l'arbitro sta annotando qualcosa sul suo taccuino, il signor Leotta vuole continuare a seminare danni probabilmente perché sta scrivendo, esce dallo stadio e scrive, non sappiamo cosa oggettivamente perché le due squadre si sono lasciate in maniera assolutamente pacifica, però il direttore di gara sta annotando sul suo taccuino e quindi non ci resta poi che attendere il giudice sportivo martedì per vedere se è successo qualcosa. Onestamente non ci sembra proprio, però visto il tenore della sua prestazione non ci aspettiamo nulla di buono purtroppo da queste ultime cose che ha annotato sul taccuino. In questo momento poco importa, era fondamentale portare a casa i 3 punti, la Nocerina lo ha fatto, ho detto è una cartolina per la nuova proprietà, quella che ci auguriamo quanto prima possa prendere in mano il timone della Nocerina per condurla a concludere degnamente questa stagione e poi a pianificare il futuro. Per il momento è tutto qui dallo Stadio San Francesco, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forza Nocerina, nella quale parleremo e analizzeremo ovviamente questa bella vittoria, ci proietteremo al match della prossima settimana con il Gladiator, parleremo ovviamente degli sviluppi, dei risvolti societari, augurandoci che già per metà della prossima settimana possano esserci delle novità importanti. Vi invito come al solito a lasciare un like alle nostre pagine Facebook e Instagram, ad iscrivervi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati su tutte le vicende della Nocerina. Potrete trovare le immagini montate dal nostro Francesco Cuomo, le interviste e tutto ciò che riguarda la gara Nocerina-Fasano e ovviamente le ultime novità che riguardano la società. È davvero tutto per quanto mi riguarda, da Valerio D'Amico e Francesco Bersì un saluto affettuoso e come al solito Forza Nocerina!